E partiamo con la diretta. Non vi taggo, ma più che altro perché siete troppi e rischierei di perdere qualcuno per strada. Quindi dopo basta che prendete il link sul mio profilo e lo condividete, ovviamente. Perché siamo troppi. Francesco, stai fumando? Sì, ma adesso smetto. No, è una canna tranquilla, una canna, una canna. Sei canna di bambù, però. Smetto in adesso, due secondi. Morena, va che stamattina sono già andato in bici, eh? Ho ascoltato quello che hai detto tu, bisogna fare tutti i giorni. Bravo, bravo. Grande. L'audio. Adesso che andiamo in diretta, tutti comportarsi bene, non si dice più. Prendete esempio da me. Nico, fammi vedere sul tavolo cos'hai. Ecco che faremo. Valpolicella superiore, per non smentirci mai, un buon veneto, Valpolicella superiore. Valpolicella, anche noi prima Valpolicella, no? Ecco. Angelica, tu nei miei confronti sei una dilettante, sei una grandissima attrice. Vabbè, tu sei pro, tu sei pro. Angelica, siamo in diretta? Siamo in diretta, ragazzi. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Sì, sì, ciao. Sì, ciao. Ciao a tutti, siamo in diretta. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Allora, chi abbiamo qua stasera? Ragazzi, abbiamo già fatto festa, c'è qualcuno che sta già festeggiando il Natale. A conclusione di questo primo ciclo di interviste, abbiamo voluto farvi un incontro di gruppo con tutti gli insegnanti, maestri, atleti che hanno un attimo sotto di silenzio, che c'è un casino della Madonna. Ah, ecco che è arrivato anche Mario Follari, in diretta subito. Poi naturalmente per parlare basta che riattivate il microfono, così non sentiamo caos in giro e parlate voi direttamente. E mi sono perso, ragazzi, siamo in tantissimi. Allora, facciamo intanto le presentazioni, non vado in ordine delle interviste, ma di chi c'è oggi, in base a come vi vedo negli schermi. Quindi parto dal mio primo a sinistra, che alza la mano, se no magari non si capisce chi è. Domenico Apollonia, che promette a destra nel vostro schermo. Poi c'è Angioletto Breccia, da Chieti. Maestro Fabio Smolari, da Ferraro Rovigo. Ferrara? Ok. Maestro Moreno Busatto, da Vicenza. Maestro Beppe Gualdani, da Firenze. Maestro Tabini Gabriele, da Roma. Maestro Scalzo Massimo, da Catanzaro. Maestro Torino, da Napoli. Maestro Alfinito, da Monza. Maestro Cipolla, da Catania. Maestro Paterniti, da Treviso. Maestri Stanislao Falanga, Carmela Filosa, da Napoli. Maestra Gherardi, da Zocca. Maestro Pignataro, da Bari. Non è Bari, però, vicino Bari. Aspetta, sei senza microfono. Trani. Maestro Battista, da Porto Gruaro. Maestro D'Agostino, da Alessandria. Maestro Di Wei, da Pordenone. Angelica Cuccon, da Bergamo. Osvaldo Taresco, da Pescara. Maestro Barbagallo Salvatore, da Catania. E ciao Mario, da Bologna. No, in realtà è Zola Predosa. Adesso, se magari quando volete riattivate il microfono e parliamo, perché io ho disattivato tutti perché c'era un po' di confusione di alberi di Natale che fanno casino. E ragazzi, siamo qua. Cosa ne pensate intanto di questa intervista? Chi vuole parlare di queste interviste che abbiamo fatto? Vi sono piaciute? Non vi sono piaciute? Vai, Liu. Io. Vai. Allora, prima di iniziare, intanto volevo che fare un gran complimento a Francesco per questa iniziativa, perché è stato veramente un grandissimo sistema per tenerci uniti, soprattutto tutto il mondo di arti marziali. Sicuramente ha fatto anche un po' di pubblicità per ognuno di noi, sicuramente tutti ne guadagneremo nei prossimi mesi, quando si potrà
arrivare in palestra, perché è una cosa che se la gente copierà questa iniziativa, è ben venga. Più persone, anche tutti i maestri, se in futuro facciamo magari delle dirette anche amichevole, cioè continuare questa cosa qua. Secondo me far parlare, raccontare, anche magari delle gare, da qua tanti maestri hanno tantissime cose da raccontare, continuare questa cosa qua è un buon sistema per tenere vivo questo animo, questa forza dell'arte marziale cinese. Quindi vi ringrazio tutti quanti, perché portate avanti una qualcosa tesoro della mia patria. Quindi ringrazio Francesco, sei stato veramente un grande guida per questa cosa qua, quindi un applauso a te per iniziare questo. Grazie ragazzi, grazie, ma in realtà io l'ho fatto perché non mi passavano le serate, quindi ho detto ma facciamo qualcosa di divertente, perché no, a parte gli scherzi, mi è venuto un po' così, ma sono contento di averlo fatto, è stato impegnativa perché non sono finite, veramente come ho sempre detto ci siamo tantissimi maestri in Italia, quindi è ovvio che questo è solo il primo turno e dopo ce ne saranno altri. Io spero che il 7 gennaio ci fanno riaprire, cosa che non credo che sarà possibile, e quindi probabilmente tutto gennaio sarà a fare altre interviste, però siamo qua. Tra l'altro io sicuramente voglio reintervistare alcuni di voi, tra l'altro il maestro Falanga sicuro, perché voi non sapete, ma dopo l'intervista di 2 ore e mezza, io e il maestro siamo rimasti ancora 1 ora e mezza a parlare, vero Stanislao? È stato fantastico, io non volevo più mollare, ma c'era mezzanotte e mezza, eravamo ancora che parlavamo, è stato fantastico. Volete dire qualcosa a voi, Carmela e Stanislao? Attivate l'audio. Ciao ragazzi, intanto buonasera a tutti, a tutti quelli che ci stanno guardando. No, io volevo dire la stessa cosa, cioè che è stata davvero una bella iniziativa. Non me l'aspettavo, cioè non lo credevo, invece visto il successo, vista la partecipazione, visto l'interesse soprattutto di quelli che ci hanno visti, ascoltati, devo dire che ero un po' scettica all'inizio, invece si è rivelata una bella iniziativa. Sì, che tra l'altro la vostra intervista è quella stra più vista. Credo che siamo arrivati a 5.000. Tutto merito qua del maestro con la vita marziale avventurosa praticamente. Sì, no, la vostra intervista credo che sia arrivata, adesso vi dico il numero in diretta perché è stata veramente quella più vista, mi pare che siamo sulle 5.000 visite. E lui si è fermato prima della sua poi diciamo attuale ricerca, si è fermato ancora agli anni della gioventù, figurati dopo col prosieguo. Non abbiamo detto le cose peggiori. No, perché poi fuori diretta non abbiamo raccontato gli aneddoti piccanti. Esatto, perché alcuni aneddoti li aveva già tirati fuori di quello che lui faceva in Cina. Ho detto, wow, questa è storia pura, è proprio divertentissimo. No? Grazie. Quindi, vabbè, ma chiunque, anche con Fabio, con tanti altri che hanno fatto la nostra stessa ricerca, la nostra stessa, come dire, veramente avventura in Cina nei primi tempi, penso che ce n'è da raccontare. Ce n'è da raccontare, sicuramente. Comunque, veramente grazie di questa occasione, anche di rivedere vecchi amici che da tanto tempo non ci incontriamo, non ci vediamo, come Gino Battista, Fabio Smolari e tanti altri della Kukon che non vedevo da anni. Insomma, grazie mille per questo. L'idea era proprio questa, no? Cioè, questa idea qua di oggi. Siccome ho fatto 3 interviste di mercoledì un po' strane, ho detto, continuiamo con le interviste strane, no? E quindi questa è il culmine prima di Natale per fare qualcosa di divertente e comunque riunirci tutti insieme, che secondo me è una cosa anche bella, perché io so che tanti di voi hanno seguito gli altri, perché poi c'è stato anche, oggi intervisto uno, allora quello che ho intervistato oggi, domani segue anche l'altro maestro per curiosità, per sapere la sua storia. È arrivato anche il maestro Grossi. Ciao Giuseppe! Ciao a tutti, buona serata! Ce l'hai fatta, avevo un po' di problema di audio. Il mio computer, il portale, fa il telecicuano, che ti devo dire? Prima che si accende, che fa, ci vuole un sacco di tempo. Comunque dai, sono con voi. Bene, è un vero bene. Piacere, saluto a tutti. Ciao Rico! Ciao Beppe, veramente Antonio, grande. Ciao a tutti, maestro Falanga! Ciao, ciao, ciao a tutti. Come stai? Bene, tutto bene.
È un piacere, sì. Ciao Gabriele. Anche con Gabriele. Vabbè, salutiamo tutti, prego, non voglio interrompere. No, no, anche perché è un po' libero qua. Io non so chi vuole prendere la parola senza fare... Chi vuole, alzi la mano, attivate il microfono, parliamo. Beh, vabbè, io vedo qua Mario, che tra l'altro non so se poteva o non poteva collegarsi, è stato anche grande disponibile. Mario Follari, ci sei? Se vuoi dire qualcosa anche tu. Sì, ci sono, mi sono messo gli occhiali perché non ci vedo un tubo, se no. Mario, è le tanta. Sono le 53 lune. L'età. Ho già il braccio disteso e quindi... Non vedevo ciao Mario. No. Ciao a tutti. Ciao. Ciao Mario, ciao. Io posso solamente... non so, allacciarmi a quello che ha detto il maestro Liu, insomma questa è stata una bella iniziativa, io qualcuno sono riuscito a seguire, altre me le sono andati a rivedere, le interviste, insomma niente da dire, ottima, bellissima iniziativa, ha coinvolto un po' tutto il mondo rappresentativo del Wushu, passato e presente. E futuro, altro dire, non dimentichiamoci del futuro. Futuro. Chissà cosa ci aspetterà questo futuro, esatto, ragazzi. Esatto, cosa ci aspetta. Perché veramente. Speriamo tante belle mistero. Cose, ancora molto incerto. E comunque, sì, niente, che dire. Ti faccio anch'io i complimenti per questa iniziativa e mi auguro prosegua anche in futuro. Sì. Ma mi auguro che soprattutto si torni a frequentare le palestre, e cioè vuol dire che quello che stiamo passando in questo momento finisce lì. Sì, è vero, vero, vero. Ma io volevo far parlare un attimino Nico, perché Nico, cosa ci racconti, dai? Me di nuovo? Come di nuovo? Hai parlato 2 settimane fa l'ultima volta. Una. Si era embriago, no? Dimmi tutto. Cosa pensi di quello che abbiamo fatto, che stiamo facendo? È una bellissima iniziativa. Uno, perché vedo tanti maestri che da un po' io non vedevo, tipo il Moreno Busato, mi fa molto piacere vedere, Osvaldo Taresco, cioè i maestri che ho avuto effettivamente, che mi hanno insegnato in primis a me, e che poi ho avuto a che fare anche lavorativamente parlando con stage, gare, tutto il resto, e mi fa molto piacere rivederli qua. Mi dispiace che non c'è Vincenzo Carbone stasera e non c'è il mio maestro, però per carità, ognuno poi ha anche la sua vita, giustamente. Però ecco, sono molto molto contento di queste iniziative qua, perché io forse sono uno tra i più giovani, li porto male, però sono forse uno più tra i più giovani, e quindi c'è un proseguo, i nostri maestri, quindi Moreno, Claudio, vi dicendo, che ci hanno portato avanti, noi che proseguiamo dietro e tiriamo la carretta con quelli dietro di noi di nuovo, speriamo di andare avanti. È vero che i tempi non sono bellissimi, però quando io vedo gente che sicuramente ha un'età superiore alla mia e tuttora è qua e ci crede, a me per primo dà uno stimolo ad andare avanti, e speriamo io da riuscire a trasmetterlo agli altri. Però io quando vedo tutti questi grandi maestri qua davanti a me, mi commuovo un attimino anche, ed è bello a chi ci crede, che a parte il lavoro è un po' vita questa, quindi è qualcosa in più del lavoro stesso, certo. Proprio un credere, un stile di vita, un tutto quanto, a me fa molto molto piacere questo. Guarda, hai detto una cosa bellissima ed è vero, perché in realtà io ho detto vabbè, chiamerò qualche maestro e sicuramente mi diranno no, guarda, non mi va così colà, non c'è stato un maestro che ho chiamato che mi ha detto no, non sono interessato, anzi tutti entusiasti, qualcuno mi ha chiamato per fargli l'intervista, cioè quindi c'è stato l'effetto inverso, che sono i maestri che poi sono stati interessati a essere intervistati, e devo dire la verità, io vi ringrazio, perché senza di voi tutto questo non poteva nascere, perché poi non si sa dove porterà, magari che apriamo a marzo e dicono ah, ti ho visto su Facebook, sono venuto qua per questo, io me lo auguro a tutti voi una cosa simile,
perché ovviamente la chiusura per tanto tempo, adesso noi non lo percepiamo i danni che avremo, li percepiremo quando riapriremo e come riapriremo ovviamente. Diciamo che i piccolini i danni già li sentono, però di fuori di tutto, ripeto, per chi crede nell'arte marziale, nel Wushu, nel Shanda, chi ha delle non ambizioni, però chi ha visto prima di noi, appunto in questi maestri, grandi maestri qua, che ci hanno insegnato e ci ha messo la voglia di fare, io credo che questa situazione qua pari da sola, al di fuori del coronavirus. Certo. Noi crediamo in qualcosa reale, cioè è vero, è solido. Mario Follari, che ho conosciuto, che ci ha fatto un po' di strada anche lui, col discorso FIVO, tutto il resto. Dopo ognuno segue le sue strade, per carità. Però la strada che dobbiamo seguire tutti è una, è unica. È l'arte marziale, in primis. Punto. Dopo lasciamo stare le bandiere, la politica. Crediamo in quello che stiamo facendo. Quindi, secondo me, la strada è giusta. Dopo non sta a me dire giusto o sbagliato, però certo, vedendo tanti maestri, che tanti li conosco e tanti no, per me è la strada giusta, e tu sei un collagene, quindi sei quello che unisce un po' tutto, ed è positivo questo. Certo, grazie. Francesco, posso Vai. Aggiungere una cosa? Sì. Allora, secondo me è stata molto positiva, perché comunque parlando dalla mia esperienza, ad esempio con Carmela ci ho fatto dei campionati europei, quindi la conoscevo già. Antonio era un atleta anche lui, Gino, vabbè, mi arbitrava, quindi storico, ok. Però secondo me ci sono alcuni maestri che sono arrivati ma non conoscevi la storia. Quindi magari anche perché influenzati da una parte piuttosto che dall'altra, c'erano delle simpatie o delle antipatie che invece tramite le tue interviste si è potuto conoscere la storia, e secondo me alcuni hanno anche cambiato idea, nel senso, perché questa persona ha fatto queste cose, da dove è partita, dove è arrivata. Cioè un percorso che va oltre alle simpatie e all'antipatie, quindi appunto come diceva, tu sei il collagene di questo. Ma infatti ti dico, questa cosa qua mi era nata dal fatto che c'erano, non so con chi parlavo, con uno di voi, di un maestro, ho detto, ma sai che io non so come lui ha iniziato a fare, cioè sarebbe bello sapere, e da lì poi è nato, ma dopo molto, questa cosa delle interviste, perché effettivamente noi ci conosciamo adesso, però effettivamente noi non conosciamo, cioè io non credo, forse di Gino, che è il mio maestro, conosco la sua storia, perché eravamo agli albori insieme, ma di tutti voi no, e quindi anche fare questa intervista mi ha fatto modo di farci conoscere un po' tutti, e capire che tra l'altro abbiamo scoperto che quasi tutti hanno iniziato con Chan Su Yao. No, infatti era bellissimo, perché Moreno, se vuoi attivare l'audio, dicevo, ma anche tu facevi con Chan, no? Perché si stupiva. Ma all'inizio c'erano poche scuole, cioè o Chan o Shin Dai Wong, esatto, uno dei due, perciò bene o male tutti quanti sono passati da lì, bene o male dico. Sì, è vero. Sì, noi siamo stati un po' di più dalla parte di Alessandro, perché Gina seguiva Massara, no? Quindi seguiva il maestro Wan Nam, no? Che tra l'altro ho rivisto la pagina, adesso ti dico, perché con Salvo, ciao Salvo, che lui era sparito un attimo, abbiamo arbitrato i campionati italiani online, che tra l'altro super mega complimenti a Salvo per, vedete, guardate gli occhi, è stanchissimo perché ha finito oggi di arbitrare tutti gli italiani, e ho avuto modo di rivedere la palestra di Alessandria, perché hanno fatto i filmati dentro la palestra, dove avevamo fatto nell'86 lo stage con Wan Nam. È stato un ricordo bellissimo, bellissimo. Ti vuoi dire qualcosa, Gino? Attiva l'audio. Pensa che ero più giovane di te quando andavo ad Alessandria. Sì, 86, avevo 14 Mamma. Anni. No, veramente, ero neanche cintura nera, non ero? No, perché l'ho presa dopo? Sì. Beh, è vero, cioè erano pochi i riferimenti. Cioè, considera del resto, tu sai bene che io avevo cominciato a Udine tirando assolutamente a indovinare, perché negli anni 80 non c'era veramente niente. No.
e quando ho realizzato che da lì non sarei arrivato oltre alla porta di casa, io mi sono cercato un'altra scuola, sono finito ad Alessandria. Cioè, se io oggi ripenso che prendevo il treno della notte al ritorno, quindi dormivo in treno, arrivavo alle 7 del mattino a Trieste e poi andavo all'università, cioè oggi, ma neanche se torno a nascere 5 volte oggi non... Ma tanto oggi non lo puoi fare perché c'è la pandemia, il treno non lo puoi prendere. Vabbè, ma tra l'altro oggi è molto più comodo, voglio dire, se oggi non ti piaccio in 500 metri una scuola la trovi, certo, quella volta... Certo. Io ti ricordi, finivamo dall'altra parte dell'Italia. C'era Stanislao che lui raccontava che si faceva il treno fino a Milano, da Napoli, quindi cioè, voglio dire... Ogni tanto venerdì, ogni venerdì. Ogni venerdì. Erano veramente altri tempi. Però mi voglio allacciare a quella cosa che diceva la Angela, è veramente... Angelica, scusa. È stata veramente una bella cosa, perché veramente... io per esempio ero il più odiato nella FIVUP in assoluto, sicuramente per le mie un po', diciamo così, stravaganze, però insomma erano tempi veramente particolari, dai. Allora, è bello anche ricordarsi di quei tempi, perché vuol dire come no, come con no. Tutte le cose che sono successe, però siete ancora qua e adesso ci sorridiamo, cioè bei tempi. Sì. Però si facevano chilometri. Posso aggiungere una cosa, Francesco? Certo. Un qualche anno fa, Antonio Pignataro, che non è, quindi voi parlate di tanti anni fa, però non qualche anno fa, Antonio è venuto... Per quanti anni, Antonio? 5 anni? 4 anni? 5 anni da Trani a Pordenone fare lezione. Cioè, una volta al mese minimo, tante volte anche 2 volte, se c'è qualche evento, anche 3 è successo, veniva su in aereo, tante volte in macchina, è successo, è venuto in macchina, è venuto... Quindi, non... cioè, i ragazzi, persone come lui, persone come tante persone che fanno sacrificio per le arti marziali, o tanti che vanno in Cina, come Giuseppe, come tanti maestri che ogni anno si recano fino in Cina a studiare, questo è... Nessuno ci paga per questa cosa qua, eh. Questa è passione pura. Ah, beh, sì. Come hai detto prima, questa è vita. Nico ha detto una cosa, cioè siamo nella strada giusta, ma è vero. Quindi e queste interviste veramente arricchiscono tutti quanti, non solo semplicemente chi ha parlato. Chi ha parlato, ma dopo riceve anche, come semina raccogli, no? Certo, certo, è vero, è vero. Secondo me l'Italia doveva prima o poi... Cioè, grazie a questa pandemia è venuto fuori qualcosa di bello, quello di confrontarsi. Cioè, tanti maestri, veramente, io conosco un po' quasi tutti, però la sua storia no. Cioè, non sapevamo, poi non è che tu ti metti a raccontare la tua storia a tutti quanti, cioè, non è una cosa naturale. Però grazie a te, intervistandoci con la finestra di Facebook, social, ha dato la possibilità a tutti quanti di conoscersi e raccontare la sua esperienza. Però secondo me la cosa più importante, oltre il racconto, è quello che tu farai anche in futuro. Perché? Perché adesso è il momento più difficile e tu hai fatto una cosa molto bella, però da domani, ok, non è finita e abbiamo bisogno proprio di unire le forze, e questo stasera è unione di forze, vedere tutti questi maestri insieme con lo schermo. Io infatti, guarda, prima che qualcuno sparisca, faccio una foto perché... Fateci! No, perché? Ma è vero, io ad esempio la maestra Filomena l'ho conosciuta in Cina, non so se si ricorda, con la tua maestra del Shaoxia, che parlo forse 15 anni fa, anche di più, che eravamo... che ero arrivato e tu eri a... avevi appena finito di fare allenamento, che eravamo a pranzo, poi parlando, mi fai una allieva italiana, e poi abbiamo parlato, abbiamo scoperto, sì, forse tu non ti ricordi. No, non mi ricordo. Adesso mi ricordo. Che io mi ricordo di te. Non mi ricordo, quindi una 15 d'anni fa. Sì. Io siccome sono allievo diretto del maestro Lian Yichuan, no, della Apple Wushu College, e figlio di mio maestro, è collega del, perché tua maestra è nella federazione di Henan, no? Lavora in
noi sono colleghi. Allora lì parlavamo di una messa in teci, allora mi ha fatto e lì ho trovato te, quindi una... Vedi, come piccolo il mondo, bello, no, mi fa molto piacere. Non ci siamo più visti, te ho rivisto. No, adesso, no, infatti. Quindi... Bello, mi fa molto bello, piacere bello, allora. Bene, bene. Poi io devo dire, devo ringraziare la Maria, perché ci siamo, la Maria Rosa, che ci sta, mi ha scritto un messaggino e fa: guarda, mi sono divertito un sacco a fare intervista con te, no Maria? Metti magari l'audio, ok. Sì, sì, è vero, mi sono divertita tanto, perché non è che uno sta tanto lì a ripensare alle vicende passate, capito? Quindi è stato bello. Sì, che tra l'altro diversi non sapevano, perché mi hanno scritto, mi hanno detto, ma sai che io proprio non sapevo niente della Maria Rosa, di quando aveva iniziato, di come aveva iniziato. Lo è so. Stato proprio bello. Cioè, proprio... Io non sono una gran chiacchierona, quindi sì. Sì, no, perché di tanti, magari di Giuseppe si sa, l'autorino che ha iniziato con, sì, con Falanga, no? Ha iniziato con Falanga di Giuseppe, no? Sì. No, ho iniziato già prima, poi dopo i 20 anni sono andato alla ricerca di, come dissi, di qualcosa di più concreto. Concreto. E incontrai il maestro, poi dalla, sono passati, adesso ce l'ho fatta. Qualche anno. Sì, però diciamo che tu, diciamo, si presumeva... No, però sì, l'85% della mia storia marziale è legata al maestro. Infatti. Io invece vorrei far parlare Salvo, perché cioè, veramente... Voi, noi abbiamo iniziato i campionati quando, Salvo? Sabato. Abbiamo cominciato sabato pomeriggio, sabato mattina abbiamo fatto il briefing. Sì. Io prima di cominciare vorrei dire una cosa, no? Vai, vai. Il maestro Falanga prima diceva che molti in FIUC forse lo vedevano malamente. E io vi dico che oggi molti vi rimpiangono, soprattutto sul lato tradizionale. E ve lo dico da una persona che lavora in FIUC. Grazie. Ah, è vero. Sì. Anche la maestra Filosa, perché comunque mia moglie ha studiato, io sono il marito di Maria. L'avevo capito. Ma me la saluti tantissimo. Vi conosco entrambi. Tanto che non ci vediamo. La saluterò. Però dico, col maestro ho gareggiato anche io contro i suoi allievi, Iervolino, Massimo, Befulvio. Ho ricordato Alessandro, il ragazzo che faceva Nancio, no, non viene il cognome, che era fortissimo, quindi so di Mauro, sì. Vabbè, poi Daniele, Ghetta, beh, loro li conosciamo tutti, Vito. Però il maestro, oltre ad avere qualità nei suoi atleti, che penso che poi sia quello che dimostra la qualità dei suoi atleti, ha qualità nell'insegnamento, cioè ti trasmette i principi del tradizionale, che è quello che un po' adesso manca in generale in Italia, credo, no? E ne parlavamo oggi con Giuseppe, si dovrebbe tornare un po' a capire il tradizionale da dove viene, a cosa serve, e appunto staccarlo dal moderno. Si è cercato di fare tante volte, speriamo che in futuro si possa tornare a fare anche da noi in FIUC, visto che siamo la federazione, diciamo, che dovrebbe essere di punto di riferimento, no? Quindi speriamo di farlo anche col tradizionale. Detto questo, per i campionati italiani, io penso sia stata un'esperienza bellissima, anche per i giudici, no? Ne parlavo oggi. Abbiamo Giuseppe Autorino, che ha arbitrato, Marco Arcolito, Paterniti, Giuseppe anche. Approfitto anche tu per fare i complimenti a Salvo, perché si è fatto 7 giorni dalla mattina, 7 giorni, signori, da sabato, dalla mattina fino alle 11 di sera, perché lo contattavo, stavo ancora lì. Cioè, qui c'è una passione... Io amo fare l'arbitro, il mio maestro lo sa, ma tanto di cappello a Salvo, perché umanità, professionalità... E senza contare il software anche, perché ha sviluppato... Tutte le gare si è fatto. E se, cioè, c'è stato per tutti, per chi dopo si è lamentato, per chi non ha capito, per chi il regolamento non ha letto, per chi purtroppo non sa leggere. Cioè, la federazione avrà cose positive e cose negative. Salvo Barbagallo è una grandissima cosa positiva della federazione, perché senza di lui i campionati... Mi associo a Giuseppe, veramente Salvatore ha fatto un lavoro eccellente. E io non mi tiro mai indietro, ma Salvo... No, è vero, Salvo ha fatto, anzi mi rivolgo direttamente a Salvo, hai fatto un lavoro eccellente, davvero eccellente. E facciamo un applauso allora, dai. Bello. Guarda, è un grande. No, ma Salvo, sai perché? Perché a Mario, che è vero, è tanto di Mario, Salvo. Le gare sono state un successo per i ragazzi, ma veramente sto ragazzo Salvo ha tenuto insieme, è stato il collante tra i ragazzi delle gare e noi arbitri. Serie A.
Serie A. Sì. Grazie mille. Sono veramente presente. Giuseppe, hai fatto benissimo a ricordare quello che ormai è una Ferrari. Sa già da qualche anno. Insomma, no, assolutamente. Salvo, io l'ho visto poi, lo vedevo solo da lontano, ma un arbitro internazionale, arbitrato agli ultimi mondiali di Shanghai. Insomma, diciamo quello che si sa già, e hai fatto benissimo a ricordarlo, perché non fa mai male, insomma, chi ci mette passione, professionalità. Ma soprattutto professionalità, ha dimostrato una professionalità enorme, ma in tutto. Effettivamente noi... E ha anche fatto richiesta che volevi andare l'arbitro per sempre del Vietudao e del Vito. Esatto, esattamente. Lui Vimito non lo dice, lui però ha fatto questa richiesta. Vuole anche praticare. Detto, io voglio per sempre fare questo. Esatto. Lo dico io perché lui è timido. Devo dire che comunque è stata una bellissima esperienza anche arbitrare questi campionati, soprattutto per rivedere chiaramente i colleghi e sì, anche perché dobbiamo dire che noi ci collegavamo su Skype la mattina, si arbitrava, quindi anche una cosa diversa dal solito. Esatto. Ma poi è stato proprio bello come esperienza, cioè vedere tante cose diverse in un contesto comunque non solito. Ecco, perché di solito noi sappiamo che il regolamento è fatto in quel modo, la gara è fatta in quel modo e vai avanti un po' a oltranza. Questa volta, essendo tutto diverso, ci siamo riusciti anche a confrontare, secondo me, ad aumentare anche la nostra base di conoscenza. Sì, ma sulla base anche del lavoro, Francesco, di condivisione, no? Siamo riusciti, cioè, durante le sessioni, oltre ad arbitrare, poi ci fermavamo, parlavamo anche di quello che poteva essere lo spunto per un miglioramento tecnico. Appunto, abbiamo parlato tanto del tradizionale, per esempio è stato interessantissimo, sono stati due esperimenti, non la gara di moderno, Jibe Kong e Taulu, Nandu, però la gara di Jibe Kong è stata interessantissima, no? Perché si è vista, siamo riusciti a capire qual è l'importanza delle qualità dei movimenti. Nel Nandu lo sappiamo già, i salti a cosa servono, nel senso, anche se anche lì abbiamo visto più la qualità e le rotazioni. Però nei Jibe Kong, non vi nascondo che potrebbe diventare anche un'idea un domani per una gara in presenza, per un festival o un qualcosa dove studiare appunto i fondamentali, non pensare più a fare, come dicono anche, la ginnastica, no? I movimenti tanto perché sono belli. Io volevo un attimino però dare la parola a Fabio per sapere se come sta andando avanti Fabio Smolari, ovviamente, che so che tu hai iniziato anche tu, no? Un tuo percorso di informatizzazione del Wushu, del Kung Fu. Sei andato un po' avanti dall'ultima volta che ci siamo sentiti? Sì, sto andando avanti. Diciamo che sto contattando persone, sono in contatto con maestri di tanto tempo fa, per cui sto ancora... Mancano ancora alcune informazioni per le quali devo incrociare i dati, voglio dire, io non prendo le informazioni da una persona sola, ma cerco di incrociare i dati. Quando incrocio i dati, fino ad arrivare a stabilire un certo grado di verità, allora queste ce le fisso. Per adesso sto semplicemente... È tosta, non un po'? È lunga, sto raccogliendo. No, niente, allora ce ne approfitto, i complimenti ormai li ha già fatti tutti, Francesco, però io dico una cosa, dalle lodi non nasce niente, le cose nascono dalla critica, non dalle lodi. Allora iniziate a criticare, ragazzi, dai. Le lodi le abbiamo fatte. Per cui, molto brutto, Francesco. Siamo tutti... No. Una controfigura per l'intervista. Una paura della critica. Sono pelato. Cioè, vuol dire che si ferma lì dov'è. Cioè, c'era una pubblicità che dicevano ti piace vincere facile, no? E allora io sono un gigante davanti a un netto. Ma davanti a un gigante io non sono, un gigante, divento un nanetto io. Certo. Qui io dico, noi adesso questa iniziativa qui è riuscita perfettamente, però sai, i maestri parlano per una questione di vanità personale. Io vorrei che si parlasse un po' di più della disciplina che ne dei singoli maestri, per i quali ormai tu hai già aperto una cosa straordinaria, e questa qui
indubbiamente. Ma lì si può evolvere, però ovviamente no. Questa volta ti fai tu le interviste, però. Cioè, se io posso continuare con l'intervista della storia dei maestri, tu fai invece l'intervista di come si evolve il Wushu e lo street. No, io non intendo questo. Cioè, intendo che il lavoro di cucitura che hai fatto tu serve a discutere. Cioè, tutte queste persone qui hanno 40 anni di esperienza, però ognuno ha studiato da solo. Cioè, noi vogliamo che i prossimi futuri continuino a studiare da soli prendendo la valigina e andare in Cina? Cioè, allora non è servito niente. Cioè, quello che abbiamo fatto noi alla fine non è servito niente. Cioè bisogna che qualcuno depositi qualche cosa per le generazioni future, altrimenti qua ognuno continuerà soltanto, se il papà gli dà i soldi, andare in Cina e diventare campione per 2 stagioni. Secondo me questo non vuol dire il Wushu italiano. Questo non è il Wushu italiano. Sì, certo. Però qua apriamo... Chi ha detto qualcosa? No. Io ho una proposta. A me è piaciuto quello che ha detto Fabio. Posso? Mi sentite? Certo. In effetti, allora, io ho apprezzato tutto quello che è stato detto e mi associo ai miei colleghi maestri nei complimenti innanzitutto a Francesco, a Salvo, per tutto quello che è stato fatto, no? Sia appunto il lavoro di Francesco, le interviste interessantissime che ho seguito con piacere, ho guardato le registrazioni proprio con la curiosità di conoscere i colleghi che non conoscevo, di cui non conoscevo le storie, e quindi è stato veramente un piacere. La stessa cosa, ribadisco appunto l'impegno di Salvo con il quale ho fatto questa esperienza di arbitraggio. Salvo, vabbè, è un tesoro inestimabile, nel senso che stare accanto a lui si impara sempre, gratuitamente anche, quindi grazie a entrambi. Io volevo fare una proposta, siccome appunto, diciamo, qualcuno ha già parlato di questo senso di unità che è emerso appunto grazie a questo tipo di esperienze, no? Come dire, a questa forma di fratellanza, ecco, tra insegnanti, tra maestri di Wushu, a me piacerebbe che questa cosa si sviluppasse e si concretizzasse. Io, per esempio, un'idea molto semplice ce l'avrei. Se si facesse tra di noi una sorta di rete, come si fa appunto tra i docenti in ambito accademico, potremmo scambiare fra noi tutta una serie di esperienze, di conoscenze, di informazioni, e quindi arricchirci a vicenda a titolo completamente gratuito. Per esempio, una cosa che mi piacerebbe molto fare, e se qualcuno di voi si trovasse d'accordo con me, prendetelo pure come un invito, a me piacerebbe fare uno scambio di docenze, per esempio, no? Cioè invitare nella mia scuola dei maestri che hanno delle conoscenze che io non posso trasmettere, per arricchire i miei allievi, i miei studenti, e a mia volta poi ricambiare, andando nella scuola del docente che è stato ospite da me, per fornire, ecco, quello che sono in grado di fornire, quindi il Tai Chi Chuan stile Shen, il Qigong, così, e quindi attivare una rete di scambi tra docenti che, insomma, credo possa essere utile non soltanto per noi insegnanti, ma anche e soprattutto per i nostri allievi. Ecco, tutto qui. Grazie. Okay. Io, per esempio, sono d'accordissimo su questa idea di Giuseppe, ci pensavo pure oggi. Cioè, questa tua base, questa idea che hai avuto di videochiamate, di interviste, potrebbe diventare anche un futuro per pubblicizzarci fuori, una sorta di magazine, no? Dove possiamo scambiarci le nostre conoscenze, non parlare, ora è partito così parlando di noi stessi, di quello che parlo, ma un domani potremmo fare benissimamente delle lezioni, oppure ognuno di noi dare il suo bagaglio agli altri, quindi proprio... No, ognuno trasmettere qualcosa come un magazine settimanalmente, mensilmente, ma anche fuori dal, che ne so, fuori dal Covid, quando ne usciremo, potrebbe diventare anche come mi dicevi oggi, Francesco, no? Giriamo con un camper e si va di settimana, di mese, durante i periodi estivi, invernali, nelle varie palestre d'Italia. Ma potrebbe essere un'idea. Ne parlavate anche ieri nell'intervista, ma bisogna pubblicizzarci anche fuori per non rimanere chiusi nel nostro mondo, e questa può essere una grande idea.
No, perché oggi ho scritto a Salvo, ho detto guarda che quando finisce il COVID io non leggo un camper e giro per tutta Italia a salutare tutti i miei amici maestri. Ma tu l'hai detto per così per ridere, ma potrebbe essere un'idea, sì, sfruttando anche questa cosa delle videochiamate, delle dirette, no? Certo, perché certo. No? Beh, guarda, Francesco, noi è successo che durante il primo lockdown avevamo fatto un gruppo, io e altri ragazzi del Wushu Italia avevano proposto tramite Matteo Baldi e tanti altri di fare un video, no? È saltato questa idea qua, ok, va bene, abbiamo partecipato, è rimasto il gruppo. Poi in quel gruppo lì, ogni volta che i miei amici indonesiani, piuttosto che malesiani, ok, mandavano una gara online che adesso comunque è a costo zero fondamentalmente, io la mandavo nel gruppo oppure qualsiasi altra iniziativa, per cui io problemi zero, nel senso sono apertissima a queste cose, c'è anche Giuseppe, ci sono tanti altri che mi conoscono, lo sanno, per cui anzi, cioè, come ho detto anche nell'intervista, comunque a me va bene tutto, cioè io sto facendo anche gioco più su con Giuseppe, come farò magari altri stage in futuro con altre persone, cioè io prendo, studio, ok, mi interessa, lo uso, sì, non mi interessa, ok, una cosa in più è tutta cultura che vai a mettere nel bagaglio, che poi però non è detto che sia inutile, cioè è una cosa che tu studi e poi dici, a me serve, i miei studenti lo possono utilizzare, sì, ok, la uso, no, va bene, non la uso per adesso, ma la potrò utilizzare in futuro. Cioè, questa cosa vale, secondo me, per tutti in qualsiasi campo, cioè non solo nel Wushu. Certo. E comunque concordo con quello che ha detto Fabio Smolari prima, che, vabbè, è vero, comunque tutto quello che hai fatto tu è buono. Le critiche, secondo me, ci stanno su quello che è il Wushu in generale, ma qua si entra in un campo un po' più ampio. Il problema è che siamo in Italia, il problema è che siamo in Italia, tra l'altro, ognuno ha la libera espressione di quello che dice e ha sempre ragione lui, quindi già di base questo è un problema di fondo. Però vabbè, al di là di questo, secondo me è bellissima l'idea di Giuseppe, a me piacerebbe che ci trovassimo tutti in presenza in un posto a fare qualcosa insieme. Bravo Francesco, quello che è un mega stage. Un bel campo di calcio. Abbiamo Gabriele che vive a Roma, dai, lo stadio di Roma. Affittiamo l'Olimpico e giochiamo a pallone, però. No, pallone. In campeggio di Gabriele facciamo un mega campus tutti noi. In campeggio da Gabriele? Eh sì, non ci stiamo. Non ci stiamo, dici? No. Ragazzi, ci stiamo. Però guardate che una cosa che ha detto Giuseppe, non so che ha parlato della rivista, e mentre lo dicevo mi è venuta in mente la rivista più famosa che conosciamo tutti, Samurai, no? Che è la classica, che fanno diverse discipline marziali, karate, judo, l'aikido, no? Di Wushu si parla poco e niente. Io mi ricordo nei tempi lo compravo, ma poi mi ero anche stufato di comprarla perché non si parlava mai di Wushu. Se noi qua facciamo una rivista, questi quattro che siete voi qua, già si possono parlare di 4-5 stili di Kung Fu tradizionale senza nessun problema ad alti livelli. Qua, in questa chat. Non esiste più Samurai, non esiste più. Banzai, adesso si chiama, forse. Sono morte tutte le riviste di Banzai. Ah sì? Banzai è morto negli anni morto 90. Da quanto tempo? Allora considera, vedo che Banzai era un po' vecchio. Negli anni 80 Banzai era un bimestrale, cioè usciva due volte al mese. Ah, ma allora aspetta, ma quella non c'è una rivista? Ah no, non è Samurai. Scusa, Francema. È morta, quella di Lorini è morta, Samurai è morta. No, Budo International. Tutti morti. Scusa, Francema, non si potrebbe creare una rivista? Allora, vai Francesco, fai una rivista. Francia è una rivista, Wushu Magazine, qualcosa del genere. Corpo libero. Io vedo Moreno che è molto interessato a fare la rivista. Erika, prossimo progetto, una rivista. Posso parlare? Stai parlando? Yeah. Con chi stai parlando? Posso parlare? Gino? Sì. Sì, allora, siccome probabilmente, forse il maestro Falang parte da prima di me. Dopo forse sono quello meno giovane e che quindi ha visto più cose. Allora, per quanto riguarda la rivista, io ricordo, Fabio Smolari sei ancora in linea, ti vedo. Sì.
lo Shaolin Wushu a cui io ero abbonato, ce l'ho tutto a un metro alla mia sinistra, tutti i numeri. E secondo me quella era una rivista che avrebbe potuto portare veramente avanti il discorso del Wushu in Italia. Quindi se dovessimo ripartire con una rivista, io ripartirei da lì. Dopo... Io direi... Beh, immagino sulla rivista, scusa Fabio se ti interrompo, sulla rivista ci vedrei benissimo anche degli spezzoni dei tuoi libri o degli studi di biomeccanica, fisica e matematica applicata al Wushu. Cioè, io ce la vedrei, la parte di... Oh, cioè in scienze motorie si studia la biomeccanica. Se vuoi farmi odiare il Wushu, va bene. Guarda, Angelica... qui c'è il demonio e l'angelo, tu sei sempre stata molto, io se avete visto la rivista che Antonio ha fatto vedere, della rivista, fai vedere Antonio, eccola qua, nel libro di Gino Battista, e io l'ho prestato a qualcuno, non mi è più tornato indietro, sappilo Gino. Questo è vissuto, Vabbè, ma comunque rendo pubblica la migliore risposta che ho ricevuto su quel libro, e l'ho ricevuta da Francesco, che un giorno da niente mi ha detto: se tu credi di farmi amare la matematica con il Wushu, otterrai solo di farmi odiare il Wushu con la matematica. È stata meravigliosa come battuta. Comunque, no, al di là di questo, davvero, cioè, ognuno può metterci del suo, perché ognuno di noi è bravo in qualcosa, non in tutto, ma in qualcosa sì, per cui... il problema, cioè la ricchezza di Shaolin Wushu era quella che c'era storia, c'era la tecnica, c'era sì, e su quel modello secondo me dovremmo ripartire per fare una rivista nazionale. Poi ci tenevo tanto a rispondere anche al maestro Paterniti. Sapete che c'era Duke da dire una cosa? La rivista che hai detto tu, chi che l'aveva fatto? Claudio Albieri, Gigante, e Fabio Smolari. Dino? Sì? Quella rivista, chi l'aveva fatto? Quello che hai detto tu. Te l'ha detto Francesco, Fabio Smolari, Claudio Albieri e Claudio Gigante. Ah, perché non continuate? Fabio, perché non continuate? Glielo chiediamo in diretta. No, perché no, non si può continuare con le riviste cartacee, i tempi sono cambiati. Oggi bravo, Fabio. È diversa. Invece qualcuno ha detto una cosa interessante, la rete. Secondo me la rete, questa qui, è importante. Noi usiamo i mezzi che adesso ci sono nella rete. Perché non facciamo una cosa che stravolge tutta la questione associativa, XEN, AEX, federazioni, ciccia varia, puccia e quello che vuoi. Facciamo tutti quanti insieme. Esistono dei mezzi facili che non costano niente. Esistono le pagine Facebook, esistono i gruppi. Proviamo a buttarli tutti insieme lì. Lì si vede chi ci sta, chi non ci sta. Lì ci può andare un sacco di materiale. Ecco, il promotore su questo, io devo dire la verità, Fabio Smolari, approvato come promotore della cosa. Che ognuno... No, io non sono capace, sono vecchio. ognuno può scrivere dentro su questo gruppo, dici? Sì. Una cosa del genere, che può funzionare anche con un comitato di amministratori, che decide il materiale che viene pubblicato, ma che si chiede a tutti quanti, adesso io la butto così... Il Wikipedia del Wushu, insomma, dai, no? Come scusa, Wikipedia. Io posso mettere a disposizione il dominio wushu.it, fare una pagina solo per questo, e possiamo fare delle pubblicazioni... non mensili, cioè man mano che arriva il materiale pubblicarlo, tanto abbiamo una memoria illimitata. Questo si può fare sicuramente a costo zero, cioè il costo è già compreso nel sito, quindi si fa la Wushupedia. Questo si può fare, basta volerlo, quindi già fatto, via. Fabio, vuoi vedere? Puoi vedere che nel futuro non siamo riusciti a fare una federazione unita, alla fine riusciamo a fare una rivista unita. Ma in realtà chi è? Io, sono io. Sì. No, quello che ha detto maestro Paterniti per me è una cosa che si potrebbe fare. Io sarei disponibile, senza problemi. L'avevi detto sì già in varie interviste. Che sì, sono disponibile a qualsiasi cosa. Basta che ci troviamo, confrontiamo.
Maestro Moreno, allora appena possibile sarai ospite della mia scuola per un seminario di Sandà. Ben volentieri. Tanto siamo in Veneto, perciò... Esatto, ci viene facile. Sì, sì. Sarei molto contento. Maestro Grazie. Paterniti, sei ancora in linea? Sono qui. Sì, io ci tenevo a risponderti prima, ma mi si è oscurata la videocamera e ho dovuto star zitto. Amen. Ascolta, la tua proposta è storicamente valida, ma non ti vedo. Io sono qui, no? Io ti vedo. Sto cercando. Forse devi scorrere. Ok, ti ho trovato. No, è storicamente valida, perché guarda, quando i comitati regionali non esistevano solo sulla carta, ma erano operativi, in Veneto facevamo degli incontri con questo spirito e praticamente su base assolutamente volontaria, ogni scuola e ogni tecnico che avesse interesse ci davamo appuntamento in una delle città del Veneto e ognuno insegnava quello che sapeva. I nostri atleti pagavano una cifra simbolica e con quell'iniziativa con la quale crescevamo tutti, abbiamo finanziato per anni il Comitato Regionale Veneto, che è stato uno dei più attivi all'epoca. Per cui se riesci ad avviare sta cosa, sappi che funzionerà, perché ha già funzionato. Quindi... Maestro Gino, io credo sia molto semplice. Non c'è, è molto semplice. Ci sono io, ci sei tu, c'è il maestro Moreno, ce ne saranno altri. E insomma, si parte, si può fare. Perdonatemi, una domanda che io, a questo punto sto ragionando in base a quello che diceva il maestro Smolari sulla lode alle critiche. Ma se tutto questo fino adesso, non è, in 30 anni, 40 anni, non è riuscito, come diceva anche il maestro, attraverso l'unificazione, chiamiamola federale, non credo che sia così facile rifarla da capo. Io forse inizierei, prima di entrare in editoria, più come diceva anche sempre qua il maestro Cimolari, il secondo giro di interviste si mettono i maestri un po' dietro, i maestri parlano di chi è conoscitore di un tot stile, lo racconta da un punto di vista storiografico, da un punto di vista marziale, così ci facciamo, cioè senza andare a fare delle spese o degli impegni. Poi la rete è una bella cosa, ma in realtà la rete mi sembra che del 89, 92, come si chiama la vita? Ma poi è andata male. Cioè, quindi non lo so fino a quando... Ma Maestro Giuseppe, scusami, ma partendo da un'idea molto semplice, quale per esempio... Io ho bisogno nella mia scuola di fare un lavoro, non so, di approfondimento sul Sandà. E allora invito il maestro Moreno o invito te, no, per fare questo tipo di lavoro. Tu o il maestro Moreno nella sua scuola, magari, ecco, c'è bisogno di un approfondimento sul Tai Chi Chuan o sul Qigong. Io sono disponibile e vengo lì a farlo. È molto semplice, non ci sono soldi di mezzo perché praticamente è uno scambio equo. Per cui non vedo tutta questa difficoltà. È chiaro che se poi non è una difficoltà, è che la difficoltà sta, secondo me, la difficoltà comincia a nascere se invece noi attorno a una cosa bella, quale potrebbe essere questa, vogliamo invece fare un'organizzazione. Allora lì sì, diventerebbe difficile, okay, perché mentre se la cosa si fa in forma libera, lo scambio dalle parti c'è sempre stata. Io penso che fra maestri, Francesco ci parlava l'altra volta insieme al maestro Nico della banda del Sanda, io il maestro, c'è la Tony Yuen, il maestro ha creato una rete di conoscenza internazionale per il tradizionale, cioè ci sono reti. Sì, ma infatti le abbiamo fatte anche io e Francesco stesso, che ci siamo incontrati tra l'altro con gli allievi a fare... È molto interessante il discorso di cominciare a parlare... di far conoscere gli stili da chi è veramente conoscitore dello stile, dire e fare così. Francesco, diciamo che l'obiettivo mio è un po' diverso, cioè nel senso, qua si parla di collaborazione di diverso tipo. Il mio obiettivo in realtà è uscire dal guscio, nel senso, è un po', io sono più sul discorso che diceva Fabio, perché chi conosce, cioè quando parliamo di Wushu o di Sandà in Italia, quanti sanno risponderci seriamente che cos'è il Wushu e col Sandà? A meno che non sia un amico che lo pratica. Francesco, no? Posso? Sì, io ti dico che porto le mie esperienze, no? Io
faccio, come hai detto, come hai detto tu nell'intervista, io faccio anche difesa personale, faccio, siccome sparo, tecniche operative, queste cose qua. Spesso e volentieri mi chiedono da dove provengo, no? E io gli dico, beh, la mia scuola è una scuola di Sandà. Tutti mi dicono, cos'è sta Sandà? E allora glielo spiego, mai conosciuto. Però ti posso assicurare che quel Sandà vai dappertutto, hai una base eccezionale, sia per la difesa personale, sia per tantissime altre cose legate alle armi in particolare. Perciò io continuo a martellare questo discorso del Sandà, perché ci credo, ormai lo faccio da sempre, e lo porto avanti. Anche se ti dirò, qualche volta ho pensato anche di cambiare, perché appunto invece di avere unione ci dividiamo fra di noi, capisci che uno anche può lanciare la spugna a un certo punto. Però credendoci fino in fondo, continuo a portare avanti non solo il Sandà, ma proprio la cultura cinese, in qualsiasi parte vado, perché non siamo conosciuti. E perciò se noi molliamo, finito tutto, dobbiamo tenere duro e portarlo avanti, questo discorso, se no, ripeto, abbiamo lavorato tantissimi anni per niente alla fine. Infatti è quello che io intendevo dire, è proprio quello, ecco, che dici tu. Infatti, come diceva adesso Maestro Smolari, diceva di non mettere sigle, ha perfettamente ragione, perché se siamo qua, siamo qua perché abbiamo la passione al di là delle sigle, hai capito? Che uno sia di qua, uno sia di là, l'importante è avere la stessa passione, farla conoscere, anche perché se la facciamo conoscere bene, alla fine io sono convinto che tutti quanti ne otterremo di risultati, di benefici. Però certo, bisogna continuare a spingere. Certo. E un momento come questo, che stiamo andando a fondo, è il momento in cui dobbiamo invece continuare a farci conoscere, continuare a proporre. Certo. E tu hai avuto un'ottima iniziativa. Ecco, volevo dirtelo prima, te l'hanno detto gli altri, ma te lo... Certo. Ma no, ma io ti dico, io continuo a dire, il concetto mio è che è un modo per farci conoscere. Cioè noi dobbiamo, ma questo è un modo, non è certo, il modo. No, un modo, certo. È come, non so, io nella mia attività, nella promozione della mia palestra, non è che io faccio solo volantinaggio per far venire le persone in palestra, ma uso Facebook, uso passaparola, uso diversi strumenti per far sì di far venire le persone in palestra da me. E così anche per far conoscere Wushu. Ci può essere la rivista, ci possono essere collegiali, ci possono essere i convegni, ci possono essere le manifestazioni, le esibizioni, tante cose. Ma è ovvio che se sei uno si può fare una cosa, se sei in due si può fare un'altra, se sei in 100 si fa un'altra ancora. Dipende quanti si è e quanti bisogna contarsi e poi iniziare a fare qualcosina. Questa è una cosa che a me è venuta in mente. Francesco, volevo... Quindi, quello che ha detto Moreno, secondo me l'idea è molto bella, quello di Giuseppe, però più di fare una cosa generica, quello come si parla, iniziamo a collaborare con i nostri vicini, cioè in Regione Friuli, il Veneto, iniziamo a lavorare tra di noi vicini, perché è inutile parlare di... perché l'Italia purtroppo è fatta in maniera lunga, è difficile che io vado a chiedere... a Giuseppe Torino a venire fino a Pordenone, cioè è impegnativo questa cosa qua. Se invece tra regioni che si può già iniziare a collaborare, ad esempio Moreno abita a Vicenza, Pordenone è vicino, si può fare, però chiedi a Moreno di andare fino da Salvo. Ma ti va lui? Vero Moreno? Ma lui non ha problemi, infatti, però non è una cosa così, perché ci vogliono minimo 2 giorni, quindi 2 giorni non è poco, in senso che diventa un lavoro un pochino... Iniziamo, secondo me, come l'idea che abbiamo avuto io a te, no, Francesco? Cominciamo a fare incontrare i nostri atleti, chi ha la struttura, come me adesso, come Giuseppe, come te, come tanti altri che magari hanno la struttura privata propria, è anche già più facile aprire un sabato domenica. Tu chiedi però uno che non ha una struttura, vai a prendere un palazzetto, ci sono tutti i costi, e questi costi chi li mette? Certo. Non è facile, noi come noi abbiamo già il capannone, ce l'abbiamo già, che teniamo chiuso, teniamo aperto, non ci cambia, allora possiamo anche mettere a disposizione. Poi volevo aggiungere, anni passati... Oh ragazzi, adesso entra Lenzini, ci siamo tutti, dai! Tramite la federazione, Pordenone ad esempio, è stata una città che... tanti l'Italia non nessuno lo conosceva, abbiamo fatto diverse stage con questi maestri cinesi che arrivavano, quindi è stato anche bello anche quello, perché abbiamo incontrato tantissime persone che sono venute lì.
quello è una roba federale, però possiamo fare anche una roba a livello amichevole, cioè non, come ha detto Moreno, senza non sono sigla, io chiamo Moreno, non chiamo l'ICS, chiamo Moreno, ok? Se viene Giuseppe, viene Giuseppe, non viene Xeno, eccetera, eccetera, quindi c'è un rapporto di amicizia. Secondo me è una cosa fattibilissima, ma iniziare a lavorare intanto... Certo. Io volevo che volevo dare la parola a Beppe, però non so se riesce a perché vedo il microfono, l'audio. Beppe Gualdani, ci sei? Ci senti? Perché vedo che scrivi, ma non riesce, perché sei a scatti per quello. No. Intanto volevo salutarvi tutti. Buonasera. Ciao Ale. Niente, perché vedo a scatti Giuseppe. Vai Angelica. Riguardo questo, allora io, vabbè, con me è sfondata una porta aperta, nel senso che io già da settembre comunque volevo inserire delle lezioni, vabbè, partendo dal presupposto che Wushu è sia Taolu che Sanda, per rendere le lezioni più divertenti del Taolu, perché io insegno Taolu, avevo già pensato di contattare comunque un mio amico che pratica Brazilian Jiu-Jitsu, è campione europeo, cintura nera, eccetera, e aggiungere delle lezioni di Brazilian Jiu-Jitsu. Questo perché? Perché non avevo nessuno da contattare per quanto riguarda il Sanda, perché mi sarebbe piaciuto avere comunque delle lezioni incrociate, ok, con i miei bambini, cioè quelli che facevano Taolu dicevano ok, io faccio le forme, però queste forme cosa sono? Cioè, c'è un maestro in Cina che è della Shanghai Sport University che si chiama Li Jianwen e lui praticamente è un maestro di Sanda che però è molto attaccato al wushu tradizionale, quindi lui prende le tecniche di wushu tradizionale e dice questa tecnica di wushu tradizionale nel sandà si fa così. E questa cosa qua è una cosa molto interessante perché comunque uno dice ok, io faccio Taolu, faccio l'applicazione e ok, questa è l'applicazione della tecnica, però in realtà nel sandà c'è un mutamento della tecnica perché non puoi utilizzare la stessa tecnica. Quindi il concetto mio era quello di far capire ai ragazzi, anche divertendosi, che quello che loro fanno non è solo sport, e in più inserire una parte in più, una componente in più del wushu. Quindi questa cosa qua, se voi siete d'accordo, cioè io con me sono sfondata una porta aperta, a me andrebbe benissimo fare una cosa del genere, anche se io faccio Taolu, io chiamerei gli insegnanti Sanda a venire una volta al mese, piuttosto che una volta ogni due mesi, e farebbe lui la lezione. Cioè spiegherebbe ai miei ragazzi che okay, adesso facciamo questo piuttosto che quest'altro, cioè con me proprio sfondata una porta aperta, ma senza problemi, io sono disponibile a tutto. La cosa del confrontarsi, avere scambi, idem. Cioè in Lombardia io quando ho invitato Zhao Jie, quando ho invitato Pei Chen, chiunque poteva venire senza problemi. Grazie. Gabri, cosa ci dici? Beh, intanto mi ricollega a tutto quello che hanno detto quasi tutti quanti, insomma, nel farti complimenti, ma soprattutto quello che mi è piaciuto di Francesco sono i modi con cui ha fatto le cose, con quella sua cordialità, con quella sua, insomma, farti sentire a casa come al salotto per farsi due chiacchiere. Quello è stato importante, perché poi quando ci mettiamo a parlare tra di noi, no, vedete, insomma, nascono sempre piccole fiamme, piccoli fuochi, insomma, invece con Francesco è stata veramente una chiacchierata fra amici. Poi ti sei trovato di fronte a maestri come Falanga, ragazzi giovani, quindi alla fine hai dovuto creare questo modus, questo format, come abbiamo chiamato prima, no? Questo format che sta anche nel tuo stile di fare cose, questo è importantissimo. E poi vedi, appena ci metti tutti insieme intorno al tavolo, nascono 5.000 idee immediatamente. Ho visto ma perché, infatti, quello che a me ha colpito poi parlando fuori dalle dirette con tutti è proprio questo, perché tutti vorrebbero qualcosa di più. Cioè, esatto. C'è un po' una cosa di un po' di insoddisfazione generale. Dimmi. Perdonami Francesco, chiaramente vabbè, si sta parlando normale di tutte queste cose qua a livello, ma per un discorso di arbitraggio, un qualcosa da fare, anche un aggiornamento, un qualcosa, anche perché sono interessato molto sull'arbitraggio, dato che vedo che
ci stanno anche ancora molte lacune, poi vedo degli arbitri veramente professionali. Ma guarda, lì ti rispondo semplicemente che... Anche perché vorrei intraprendere questa carriera, che allora, chiaramente tu, non è che puoi... Tu tra l'altro credo, da quello che ho capito, che ieri vi hai scritto nella chat, sì, no? Che presumo che tu era del tipo vorrei parlare con te presidente perché vorrei informazioni per scrivermi in Facebook. Esatto, qualsiasi cosa, anche per cercare di muovermi un però in sapere. Realtà guarda, essendo noi come Xen, perché tu sei Xen, siamo convenzionati, sì, con la Facebook, ma questo Salvo dovrebbe darmi conferma, presumo che i corsi dei arbitrali con gli enti di promozione convenzionati saranno aperti? Sai qualcosa? Si può accedere anche se uno è Xen. No, credo, ne abbiamo parlato quest'anno di qualcosa in commissione arbitrale, credo che funzionerà così. Allora, ci saranno i corsi FIUC, saranno FIUC ovviamente, ci saranno i corsi Xen che saranno Xen, ma qualora l'ente di promozione richieda i docenti FIUC, la FIUC non glieli negherà. Questo credo che, perché comunque c'è la convenzione. I corsi saranno separati per un discorso di percorsi, perché se i percorsi sono differenti non puoi convalidare un grado Xen in un grado FIU o qualunque altro ente di promozione. Però se la Xen richiede alla FIU un docente per aggiornarsi sui regolamenti internazionali o quello che serve, la FIU non credo che glielo negherà. Non per informazioni, perché c'è stato sempre un problema questo discorso FIVUC. No, il discorso FIVUC vuole implementare un pochettino di più il discorso dell'arbitraggio. Io parlo nel Sandà, però attenzione. Sì, sì, vabbè, nel Sandà poi c'è in questo momento il responsabile del settore De Gregorio, però funziona ugualmente, nel senso. Cioè, tu sei tesserato, puoi partecipare ai corsi FIVUC, ma non perché diciamo c'è un elitto o chissà cosa, no, perché segui il percorso FIUC in quanto tesserato, ma se tu sei tesserato Xen, che ha una convenzione con la FIUC, non credo che qualcuno ti neghi di poter fare un percorso parallelo con un docente della FIUC. Cioè lì sta poi, ecco lì sta la sintonia fra l'ente di promozione e la federazione. Sì, cioè, okay, ho capito cosa voglio dire. Tu vuoi cominciare un percorso. Hai capito cosa voglio dire, no? Sì, perfetto. Se tu vuoi rimanere in Xen senza tesseratti, la Xen richiederà alla FIUC perché c'è una convenzione. Infatti nelle gare, se hai, credo che se hai se sei tesserato con uno, puoi partecipare alle coppe non assoluti, ma alle Coppe Italia, credo che c'è qualche cosa di questo genere. Direi una bugia, non te lo dico di concettezza. Però, al contrario, siccome c'è la convenzione, se la Xen richiede, la FIUC organizza qualcosa ad hoc, ma penso senza problemi. Perfetto. Quest'anno Francesco non mi ricordo, ma la gara per esempio tua non aveva la doppia sigla? Era mezza, perché praticamente noi facciamo gara Xen e poi facciamo la gara FIVUC di Sandà. Ok, però si poteva fare qualcosa di questo genere, no? Sì. Quindi non credo che viene negato, capito? Cioè non c'è questa volontà a dire io non ti do le mie conoscenze, perché comunque c'è una convenzione. Anche però perché più i regolamenti sono applicati per tutti e meglio è per il Wushu. Anche perché almeno si parla la stessa lingua, esatto. Si parla la stessa lingua quando sì, si pareggia. No, nel senso che... Dici, scusa. Ognuno fa la sua cosa di gara, nel senso le dicono ma federazione unica, regolamento unico, penso che deve essere così anche sulle cose amatoriali, nel senso quello, almeno tutti capiscono quello che si fa. Ma anzi è meglio perché, guarda, l'ente promozione può essere, appunto, visto che è un ente di promozione, può essere anche un primo approccio a un ragazzo. Se un ragazzo con un primo approccio già si prepara con dei regolamenti su quale poi si troverà in federazione con livelli altissimi, per noi è meglio perché poi ci troviamo sempre degli atleti preparati a quei regolamenti. Perfetto. Quindi è un filologico, penso, cioè sia tutto collegato. Ma questo è sempre per il discorso di crescita collettiva. Cioè, più ci siamo, meglio è. Facendo con la tua gara, no, che non ho più regolamenti. Ragazzi, scusate se vi interrompo, ma io devo andare. Ciao, Angelica. Ciao, Angelica. Dicevi, Marco? La tua gara o nell'arbitrale con quella che mi ha fatto, seguendo il regolamento internazionale, riusciamo a dare ai ragazzi l'idea di un regolamento unico, cioè se un domani dovessero andare a partecipare a una gara federale trovano quel regolamento e sanno cosa devono andare a correggere nel tempo per aumentare il livello. Sì, però ti riconto una cosa, te lo dico da organizzatore, ma anche Moreno mi può dare la stessa risposta.
nella gara dell'ente, e anche Alessandro, che tra l'altro salutiamo, che è entrato, quando tu organizzi una gara dell'ente, è vero che cerchi di, diciamo, mantenere un regolamento più simile a quello federale, ma primo hai difficoltà con gli arbitri perché ti mancano sempre, molte volte ti arrivano all'ultimo momento perché poi uno si... ti dà disponibilità, poi non può venire, e quindi anche formare gli arbitri all'interno di una gara dell'ente è molto difficile se non è un ente organizzato. Cioè l'Oxen, per dire, col karate è davvero organizzato, ma parliamo di un karate che fa un nazionale con 2000 atleti e hanno molte volte anche arbitri Filcam che arbitrano il campionato nazionale. Certo, però per esempio quello che ti dicevo, noi comunque già nelle gare dell'ente tipo la tua seguiamo una linea molto simile, vero? Non avremo tutta la sfilata dei 10 arbitri, però riusciamo a fare sempre la suddivisione dei due gruppi, gruppo A e gruppo B, in modo da dare la stessa... Ma poi attenzione, non è detto che un arbitro FIMCO non possa arbitrare Xein o in ASI, cioè questo non è certo. Chiede l'autorizzo, quindi c'è la forma, per questo vi dico la formazione è trasversale, cioè Francesco fa formazione con noi, però poi va in Xein, non so ora, e trasmette le conoscenze che ha acquisito, no? Stessa cosa certo. Con l'ASI, cioè quindi è tutto collegato. Certo, sì, ovvio. C'era qualcun altro? Giuseppe Grossi, che tu... Ma cosa ci racconti? Niente, sono ammirato dai grandi maestri, veramente, perché io penso che, beh, io mi limito a insegnare una disciplina che è il Sandai, ma chiaramente vedendo il maestro Falanga e altri maestri qua, è chiaro che mi sento piccolino, insomma, quindi ascolto e imparo, quindi adesso non minimo. No, non è vero, maestro, sei un grande. Confermo. Non so chi l'ha detto, vabbè, comunque Angioletto. Angioletto. No, vabbè, io sapete come sono molto umile, quindi mi rendo conto che il vero Wushu, ecco, sono loro che lo fanno. Perché insegnare, per carità, che noi abbiamo le nostre responsabilità, il nostro impegno a trasmettere la nostra esperienza ai nostri allievi, però il vero Wushu è un'altra cosa, sono loro. Bene. Ale, vuoi dire qualcosa anche tu? Stiamo parlando un po' la ruota libera, non so se ci sei, se sei collegato. No, non c'è. Ok, scusa Gabri. Sì, chi è? Mario. Posso inserirmi un secondo solo, perché anch'io vi saluto, perché continuo, devo fare una videochiamata insieme a mia figlia dall'altra parte del globo. Perfetto, anche perché noi comunque chiuderemo adesso. Da noi. Benissimo. Volevo solamente dire, per quel discorso della rivista, che è molto, molto interessante anche per scambiarsi delle comunicazioni. E guarda che io, qui rispondo a Fabio, non so se si vede... Aspetta, che volevo... farvelo vedere, lo guardate così, vedi, eccolo. Questa la rivista che si parlava di prima, Samurai, sì. È di novembre 2020. Ah, ecco, c'è allora, vedi? C'è. Quindi c'è, questa me l'hanno così consegnata, quindi c'è ancora quella rivista, mi era venuto il dubbio. Spartaco Bertoletti. Cavolo, mi hanno dato una rivista 2 settimane fa. E quindi c'è ancora la rivista Samurai, e qualcuno, ahimè, pubblica ancora qualcosa sul Wushu. Ah, sì? C'è qualche articolo? Sul Kung Fu, sì, c'è un notiziario Kung Fu, poi tu vai ad aprire la pagina e ci trovi due che sembrano vestiti da karate e gente che sta tirando con l'arco. non si vede. Non si vedete? Qui gente che tira con l'arco. Ora, era importante forse quando Moreno citava il discorso di far conoscere veramente le discipline che facciamo. Il Sandà, molti non sanno neanche che cos'è, come diceva Moreno. Magari di fianco al Sandà gli aggiungi il kickbox cinese e già, allora sì, ho capito cosa fate. Ecco, era solo
per inserirmi, per dire che secondo me il discorso del notiziario è molto valido. Mario, cioè della comunicazione. Mario, quando hai detto che in boxing cinese c'è stato Liu che ha avuto un crollo. No, no, ho detto la realtà perché tu a volte aggiungi una parolina, se tu chiami il Wushu... Hai ragione, veramente ragione, è vero che non... se tu dici Wushu, la gente ti guarda e dice cos'è il Wushu, di cosa stai parlando? Anche se diciamo e parliamo di Sun Show, la gente dice che cos'è, peggio ancora. Esatto. Cioè, io credo che ci vorrebbe un po' più di iniziativa. Sapete quando è che si dice... Aspetta un attimo. Volevo solamente... Sapete quando è che facevamo la discussione con Fu Wushu? Sai quando? 40 anni fa. Ma tuttora se tu chiedi, dici alla gente chiediamoci il perché, cioè, c'è anche un motivo proprio perché anche il film Kung Fu Panda non hanno chiamato Wushu Panda, l'hanno chiamato Kung Fu Panda, cioè è chiaro che ormai nel mondo è la parola, cioè siamo noi che dobbiamo trasmettere il fatto Wushu, ma ormai nel mondo è conosciuto come Kung Fu dai tempi di Bruce Lee, purtroppo la colpa è quella. Attenzione, Marco, attenzione, il Kung Fu Panda non è sbagliato. Kung Fu Panda non è sbagliato, perché il Kung Fu Panda è una storia di una persona che lavora duramente, quindi la parola Kung Fu è giusto. Kung Fu non è un'arte marziale. Però comunque... Però la parola Wushu non è utilizzata. Di conseguenza sulle persone che non fanno questa disciplina, che possono dire Kung Fu Wushu, che se ne frega. Però le persone che insegnano queste arti marziali, un maestro e i suoi allievi, lì gli allievi devono sapere bene cosa vuol dire è quello che ti ho detto adesso, è quello che ti ho detto adesso, che dobbiamo studiare. Un ragazzo che dice Kung Fu, sì va bene Kung Fu, chi se ne frega se lui non sa cos'è Kung Fu Wushu, però i maestri che insegnano e dicono tu fai Kung Fu e l'allievo va a casa e dice io faccio Kung Fu, sì tu pratichi il Kung Fu, ma il Kung Fu è un modo, cioè devi spiegargli cosa significa, alla fine basta, veramente non serve adesso andare a studiare, perché una volta bisognava andare a studiare, adesso è veramente facile, un po' di lingua cinese, ecco, anche i maestri, no? Un po' di lingua cinese non fa male a nessuno, state imparando questa disciplina con grande passione, un po' di lingua cinese, cioè non è, non, esempio, nel mondo di karate non esiste il maestro, ti eri già offerto per fare i corsi, Esatto. Vero. Ti eri già offerto per fare i corsi di lingua cinese. Confermo. Ma qua ci sono tanti maestri che sanno anche parlare, anche prima Angelica, lei parla benissimo il cinese, come anche la maestra Filomena, ma quindi anche io, ad esempio, ogni tanto sento, vedo i video del maestro Faranga che spiega ai suoi allievi, e complimenti per il cinese. No, io proprio parlo cinese napoletano. Quando spieghi quella tecnica Pi, è più spiritoso utilizzare terminologia, perché in questo modo già gli allievi diventano più e piano piano fra un po' di anni la gente, quando dice cosa è sanda, come dice Moreno, cosa è sanda, la gente lo sa, ma finché noi continuiamo a dire noi kickbox cinese o il carattere cinese. Infatti Liu, stai dicendo quello che stavo dicendo io, cioè la gente, la massa lo conosce come Kung Fu, poi spetta a noi, quando la gente viene all'interno, spiegare cos'è il Kung Fu, cioè quello è la base secondo me, cioè l'allievo arriva a fare, io voglio fare Kung Fu, ok perfetto, alla prima lezione io ti spiego cosa significa Kung Fu e poi comunque parlava, purtroppo Giuseppe non riesce a parlare, bloccato con la linea, però parlava del Wushu Smart Mag, che è una rivista online di Nassim Berriki, francese, con un ottimo prodotto. Smart Mag. Smart Mag. Tra l'altro questo qui lo stanno già, qualcuno su questa rivista lo sta già portando avanti, per esempio Fight Mag. Ah. Poi ce n'è qualcun altro. Francesco, dimmi. Mario, posso che dopo vi abbandono. Finisco una cosa che poi ti lascio. Nel corso arbitraggio, corso arbitro che si fa, anche se è quello federale o qualsiasi corso arbitro,
non bisogna usare l'inglese, non bisogna usare, bisogna usare il termine originale, perché veramente cinese. Cinese, perché se no uno si trova in difficoltà un giorno veramente a leggere. Se scriviamo ancora il butterfly, allora io la vedo, no, io nel regolamento, pensa che devo dire una cosa a Mario che poi lo lasciamo che deve andare via. Mario, vai, 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 vai Mario. Sì, poi volevo anche collegarmi così molto velocemente alla proposta che ha fatto Paterniti, il maestro Paterniti, che secondo me è ottima, va nella direzione giusta. E la provocazione è: peccato che spesso e volentieri sono stati gli stessi maestri a prendere distanze da altri maestri. Non ce lo dimentichiamo, eh? È una provocazione, certo, però quando sono stati fatti stage dove c'era il maestro Pinco Pallino, molti prendevano le distanze, ma cosa vuol fare quello, chi è, chi non è. Quindi facciamo attenzione, però bellissima la direzione. Maestri che non invitano altri maestri, no, quando fanno stage. Anche per tante cose, anche per tante cose, perché a volte quando chiami un maestro, sì, se fa una disciplina o qualcosa diversa dalla tua, bene, la giustifichi, ma quando fa la stessa cosa... Mario ha ragione, quello dicevo vai a scoprire le tue lacune, quindi molti maestri che si definiscono tali non intraprenderanno mai questa strada, perché se io chiamo, se io faccio tradizionale e lo faccio a mio modo e chiamo un maestro di livello, ma parlo di livello come Falanga, mi mette nei guai con tutti i miei allievi, quindi non lo chiamerò mai io maestro Falanga. Ok, no, ma per fare un esempio, ma assolutamente no, invece lo chiamo perché è bravo, c'è da imparare. Scusate che c'era Alessandro che è arrivato, ciao Ale, ciao a tutti. Scusate che parlate, state parlando sopra, poi chiudo, volevo veramente chiudere perché alle 11 poi magari qualcuno mi riferirà se insomma ho preso qualche nome su questa provocazione. Se me la sono meritata, volevo chiudere solo e fare gli auguri a tutti quanti di serene feste. Buon anno non lo dico perché l'ho detto l'anno scorso, quindi no, non è andata molto bene questo 2020. Quindi per gli auguri del buon anno, quest'anno, scusate il francesismo, facciamoci un po' i cazzi nostri così. Esatto, esatto. Va bene. No, a parte gli scherzi, vi faccio tanti auguri di serene feste a tutti quanti, a voi e alle vostre famiglie. Grazie. Ciao Mario, auguroni. Grazie Mario. Ciao. Ciao. Grazie, grazie, grazie a tutti. Ciao. Ciao Mario. Grazie. Ale, vai che posso? Stai dicendo qualcosa? Guarda che c'è Alessandro. Ciao Ale. Sì, no, volevo dire che al contrario, io per come ho impostato la scuola e per la passione con cui studio sono ben contento se arriva un insegnante più bravo di me che può insegnare qualcosa ai miei allievi, quindi non ho nulla da nascondere, dire no, non andare a studiare, no, non lo faccio venire se no mi ruba gli allievi. Uno, perché se venisse il maestro Falanga e ne sarei contentissimo, di certo i miei allievi non andranno a studiare a Napoli. Due, perché comunque, come ho già fatto io, spero che i miei allievi quando vorranno approfondire il Talanga andranno da lui o da Cafiero, da chiunque studi il Talanga in modo professionale, non come lo faccio io, magari posso fare una o due forme così giusto per conoscenza mia, ma non è il mio stile. Quindi secondo me in realtà è proprio sbagliato l'approccio, cioè se io voglio far crescere il Wushu devo fare in modo che i miei allievi studino il Wushu e i miei allievi diventino più bravi di me, non pensare di essere io il più bravo di tutti dei miei allievi eccetera, anzi. Quindi secondo me è esattamente l'opposto. Poi non so se qualcun altro la pensa come me. Ma io penso che un grande... Io penso... Posso dire la mia? Posso aggiungere un qualcosa? Io credo di aver fatto qualche stage con Maestro Moreno, pochi, e non fa di tanti. E tuttora continuerei a farli. Ovviamente magari periodi... i soldi, tante cose, anche i ragazzi a convincerli diventa più difficile. È vero anche che a noi ci va anche bene perché io con il maestro Moreno siamo abbastanza vicini. Quando fa lo stage o a Jesolo o no, su Agarra non sono mai andato. Però cerco sempre di seguire con Grossi, quando siamo andati tutti insieme a fare il raduno nazionale dell'Ussè, con Carbone,
più o meno dove va, l'ho sempre seguito. Beh, ovviamente i tuoi stage di Francesco Calegari, facendolo con Musli, andando con Gli a Roma. Io credo che noi della banda abbiamo sempre seguito tutti. Questo perché noi dove andiamo rubiamo qualcosa, sempre. Lo facciamo nostro. Poi, come ha detto anche il maestro Lenzini, giustamente, quello che insegno io può essere capito in un modo, magari però la stessa roba la dice il maestro Moreno e il mio allievo la capisce molto meglio. Quindi è positivo andare da altri maestri e questo, forse tanti hanno questa paura, ma come ha detto Lenzini, un mio allievo o comunque una qualsiasi persona da Verona, è difficile che poi mi vada a Vicenza, mi vada a Trento, mi vada da un'altra parte. Ero io l'unico che partiva da Verona e andava a Brescia dal mio maestro ogni sabato, perché comunque era il mio maestro, ma è una passione, è diverso. E quando mi dicono mi insegni qualcosa, io posso insegnarti, ma quello che ho dentro io, le mie capacità sono mie, e faccio fatica anche a insegnartele, perché nel mio DNA io ti posso insegnare l'ABC, però dirti di venire fuori, se io sono un Petrosian, che tu creerò un secondo Petrosian, impossibile, perché il mio DNA, quello che io ho dentro di istintivo, non potrò mai insegnartelo, perché dovrei marchiartelo a pelle. Quindi quando noi mandiamo i nostri allievi da altri maestri, è tutto produttivo, perché per carità, se uno ha l'intelligenza può carpire qualcosa e può farselo suo, ma di sicuro non entreremo mai nella mentalità del maestro e rubare chissà che cosa non si sa, perché il sapere di quel maestro lì ce l'ha solo lui, è nel suo DNA. Concordo, Nico. Io comunque sono d'accordo a andare dappertutto. Ovviamente le possibilità economiche, quello è vero, però ogni maestro che c'è, noi abbiamo girato più o meno tutta l'Italia con gare, stage e quant'altro, e continuerò a farlo fare ai miei, ma io non sono mai stato contrario, a volte ho dovuto combattere anche col mio maestro, perché io voglio andare da Moreno, o voglio andare da Vicenza, o voglio andare di qui, o voglio andare di là, perché per il mio bagaglio culturale, ma anche per far vedere ai miei allievi che ci sono, il mondo del sanda non è uno, è ampio, perché ognuno ha le sue visioni, e io la vedo così, dopo Mari sbaglia, pazienza, sì, però... Continuerò nella mia... Angioletto l'ho conosciuto facendo uno stage, andando giù da loro. E ho... Un piacere averti conosciuto, Nico. Ho assaggiato del buon vino, ho mangiato dei buoni arrosticini. Quindi anche lì vedi, c'è un approccio a un'altra Maestro cultura. Giuseppe pure ha assaggiato arrosticini. Le amicizie vere le troviamo così. C'è poco da fare. E poi capiamo anche le nostre lacune, è meglio capirle così, perché poi possiamo curarle e miglioriamo noi stessi. Quindi, se con un allievo abbiamo sbagliato qualcosa, possiamo andare a migliorarci, a curarlo con qualcun altro. Perché? Perché abbiamo capito dove abbiamo sbagliato, grazie anche agli altri maestri. Come mi hanno sempre insegnato, non abbiamo mai finito di imparare e impariamo anche dal più stupido. Io la penso così. Ok. Allora, chiedo scusa se posso intervenire un attimo su questa cosa. Certo. Ma io ritengo che sicuramente dopo che Fabio ha gettato il sasso nel laghetto e fatto fare tutte queste onde finali, insomma, dove tutto doveva essere un po' natalizio, poi si è andato a parlare da arbitraggio, fino ad adesso che si sta parlando di questa cosa molto importante, sicuramente, dove praticamente io... per la mia esperienza ad esempio nella FIVUC dall'inizio, da quando si è formata fino a quando l'ho lasciata e così via, io ho sempre tentato un'aggregazione con vari gruppi, ho portato anche vari maestri a cercare, addirittura il maestro Guantiayun, che voglio dire in Cina è un'autorità, ma in Italia praticamente non l'hanno voluto, no? Ma non per quanto riguarda l'insegnamento del Wushu in generale, ma per quanto riguardava l'arbitraggio, no? A quei tempi nessuno capiva nulla e avevamo cercato di fare un qualche cosa. Però questo va bene, quel discorso che stava facendo Nico prima, maestro Nico e così via, va bene per il sandà, va bene per, ecco, gli sport.
Ma per quanto riguarda il tradizionale, questa cosa è abbastanza aleatoria, perché naturalmente te vai a studiare un Taolu e credi di aver imparato lo Shaolin, credi di aver imparato il Talan, credi di aver imparato il Paji, lo Zuo Zhao, tutti quei bellissimi stili, dove ci vuole un'enormità di tempo solo per capire una singola tecnica e un principio adeguato a quella determinata tecnica. È veramente complicata questa cosa. A me sarebbe piaciuto un'Italia unita, ma non c'è in Cina, non potrebbe mai essere qui. Ad esempio, negli anni 70, il maestro Liu, per esempio, sicuramente lo sa, anche se è molto giovane, lo sa, in Cina i vari arbitri venivano adeguatamente istruiti sugli stili che bisognava arbitrare dopo 3 giorni, perché non è che uno faceva l'arbitraggio il giorno prima, no, si metteva d'accordo, diceva vabbè, diamo questo punteggio, diamo quell'altro punteggio, da qua a qua, così colì. In Cina negli anni 70 i maestri dovevano andare 3 mesi a fare Tai Chi Yang, dovevano andare a fare 6 mesi il, che ne so, il Paji, perché dovevano conoscere il Pigua, che ne so, d'accordo. Questo era l'arbitraggio, uno conosceva gli stili che normalmente venivano praticati all'interno di una gara. Adesso questa cosa è veramente complicata, per l'amor di Dio. Ma che senso ha andare a fare, ok, io ti dimostro il mio stile, d'accordo, dimostrare un Taolu che il giorno dopo già ti sei dimenticato, perché in un giorno studiare un Taolu è proprio questo l'errore, l'errore che partendo di base dal fatto che uno diceva prima io parlo e non mi capiscono che è il Wushu, e Fabio giustamente diceva ma guardate che questa cosa 40 anni fa già la dicevamo, però se in palestra uno si fa chiamare Sifu ancora, se uno ancora non riesce proprio a capire che se non dice Shufu, oppure ecco dice io faccio Wushu e invece parla il dialetto di Shanghai e dice Wushu, è un problema. È giusto che se uno nel karate, nello judo parla in giapponese, ma perché non deve parlare in cinese se tu hai voluto fare quell'arte? Poi forse il sanda è un'altra cosa, il sanda uno dice d'accordo, io faccio uno sport, è internazionale, facciamo una cosa, parliamo in inglese, vabbè, forse lì ci può anche stare, però il Wushu no, il Wushu è il Wushu, quindi bisogna parlare la lingua da dove viene questa tradizione, questa cultura millenaria, questa cosa bellissima che noi abbiamo ereditato. Io ho visto Fabio Smolare che fa il Daoyin, va bene, da sempre oramai, forse è l'unico che l'ha portato in avanti in Europa e così via, ma vedo maestri che ancora hanno questo grosso problema. Dice, ma io mi ricordo nella FIBU, ma io sono in italiano perché devo parlare cinese. Ma santi Dio, allora va a fare box, va a fare, che ne so, lotta libera greco-romana, ma non parlare di Wushu. Vattene, ma che ci stai a fare a fare sto Wushu? D'accordo? Questo è il grosso problema. Ma fare, a me piacerebbe, io, per l'amor di Dio, quando la FIBU mi ha detto, senti, tu, non è che mi aveva detto, abbiamo fatto un concorso, no? Chi è che ci aveva le credenziali giuste per fare un Taolu di tradizionale? Lì sono venuto fuori io, perché un po' di conoscenza all'epoca ce l'ho, adesso ce n'ho ancora meno, però è venuto fuori che potevo fare questo Taolu di Tan Lan Chuan. Ma chi se lo ricorda? D'accordo? Chi c'era? Gabriele c'era, poi chi c'era? Giuseppe c'era, qualcun altro ancora, però d'accordo, quella idea che poteva essere buona, no? Invece di fare, va bene, il tradizionale dove si metteva Yu Hai con la sua manina che gironzolava del Wushu da dimostrativo e così via, ma ragazzi, ma noi stiamo ancora qui a parlare di queste cose, d'accordo? Allora chi fa sandà fa lo sport, e fa uno sport che è stato creato in Cina dagli anni 70 con grandi sacrifici, con grandi ricerche, con grandi trasformazioni. Il sandà non è nato ieri, d'accordo? È nato grazie a una ricerca veramente dovuta a tanti ragazzi che si sono messi lì del tradizionale,
e i cosiddetti maestri, che non erano maestri di sandà perché non c'erano, no? Ok, facciamo questo, proviamo quello, prima col dorso della mano, però vabbè, il dorso della mano è troppo leggero, d'accordo, mettiamoci dentro i pugni, vabbè, che cosa si può fare? Facciamo la box, alla fine non facciamo. Poi, chiaramente, tutti sanno che il sandà ha un regolamento bellissimo, fatto dai cinesi, dove se uno segue il regolamento, nessuno si fa male, ci si diverte e diventa uno sport bellissimo. Però non parliamo di tradizionale, perché tu vieni da me, ok, io ti insegno una... Ok, che ti devo insegnare nel tradizionale? Ti devo mettere lì a fare questo tipo di rapporto con te stesso per capire un principio biomeccanico che poi sfocia in un principio ancora più grande? E non è facile, dai ragazzi. Anche la rivista, ma... Ma sono, come diceva Fabio, sono morte tutte. Sì, c'è ancora la rivista Samurai, anch'io la vedo ogni tanto, soprattutto al nord quando vengo da voi, la vedo in qualche giornalaio, però è morta, dai. Sta lì perché Bertoletti, la figlia e Natascia hanno i sovvenzionamenti ancora dallo Stato, ma poi, capito? Perché quello è un giornalista, ha avuto questa possibilità di fare, ma noi dove vogliamo andare? Sì, no? una cosa che mi fa pensare è che, ma basta vedere l'esempio di noi, no? Siamo una ventina di maestri appassionati, però ognuno effettivamente ha un suo pensiero, una sua opinione, e già in 20 sarebbe difficile trovare un filo conduttore comune, no? E questo è... No, attenzione. Invece questa cosa qua è proprio quella che serve. Certo. Perché adesso sono venute fuori un sacco di proposte e di idee, per cui Certo. Forse l'augurio non è stato solo un augurio, però questo è molto utile, non buttiamolo nel gabinetto. No, non dico questo, però... È estremamente utile. Non è detto che la soluzione sia facile, ma se i problemi vengono individuati, forse possono esserci delle soluzioni. Bisogna vedere se vogliono l'idea... risolverle. Scusate, adesso c'è anche un altro discorso da fare, secondo me. Noi dovremmo... Bellissimo tutto, ed è vero. Però noi dovremmo vedere un attimo prima in faccia la realtà di questo momento. Adesso noi dobbiamo prima capire se riusciamo e con quali numeri riusciamo a sopravvivere. Perché anche per dire metterci in ballo, incontri, fare stage e quant'altro, secondo me adesso sia per gli insegnanti, non so come sono messi, in realtà spero tutti bene, ma anche allievi, diciamo che in questo storico momento andare a chiedere anche 10 euro in più ad allievo potrebbe essere un enorme problema. Cioè noi adesso dovremmo prima di tutto cominciare a capire come sopravviviamo e gli allievi quanti ce ne rimarranno a fine di tutto, perché è bello tutto, ma Marco, no. Secondo me adesso ne ripaga 2021 i maestri che hanno seminato in maniera bene, perché il maestro che semina bene, no, aspetta, lasciami finire il discorso, in senso che nel Maestro Falanga ha detto una cosa molto importante: uno è sport e uno è tradizionale. Il tradizionale è un qualcosa che, ad esempio, io seguo mio Sifu, ma mio Sifu, sai, la parola Sifu vuol dire padre, quindi non è che tu puoi essere Sifu di tutti, quindi tu segui una linea, è difficilmente che io mando i miei allievi ad un altro maestro. Perché? Perché la linea tradizionale è una linea che si viene tramandata, è difficile fare questo cosa, no, però nello sport sì, uso moderno e sandà. No, ma è vero, ma io un'altra cosa che volevo dirti, che in questo momento parlare di tutto questo, secondo me, lascia un po' il tempo che trova, perché magari tu hai un allievo che ha le possibilità economiche di fare anche uno studio, un viaggio, trovarsi un maestro, pagarsi un maestro, per fare un approfondimento serio di uno stile. Ed è vero. Ma... Ascolta, allora noi cosa siamo lì a fare? No, noi siamo il loro maestro. No, certo. Ma il problema, quello che ti voglio dire, è che adesso noi stiamo parlando di tutto questo ed è giusto. Va bene. Sì. Ma cominciare a mettere le basi ora, in questo momento storico, di dire cominciamo a fare incontrare collegiali, disfare... Secondo me è inutile, perché non sappiamo ancora quanti allievi ci rimarranno in palestra. Ma Marco, queste qua sono idee, cioè quello che ha detto anche Fabio prima,
abbiamo lanciato delle idee e il confronto è già una cosa, che questa cosa qua è già stata una cosa preziosa, perché il confronto, anche se fosse del magazine, queste sono delle cose che non, magari uno è d'accordo o non d'accordo, però magari un maestro è d'accordo, un altro maestro può essere che se non sia d'accordo, ma quello non d'accordo, magari secondo me quello d'accordo, infatti si può continuamente questa cosa qua. Facciamo una cosa, io faccio una proposta, d'accordo, infatti ha voglia una cosa sola. Io sono d'accordo con quello che dici, ma infatti io la prima cosa che secondo me è da fare, che è giusto che, ed è quello che ha fatto Francesco, cioè prima di tutto la divulgazione, di nuovo il far conoscere di più a tutti, no? In modo da riallargare il bacino di utenza. Una volta che abbiamo un bacino di utenza, noi possiamo poi mettere in ballo veramente un progetto serio di divulgazione e di scambio, volendo, chi lo accetta e chi no, giustamente, assolutamente. Però adesso, in questo momento storico, noi possiamo parlare di tutto, ma in sostanza noi dobbiamo vedere, perché se tu hai due allievi, ti lancio un numero a caso, ma che i due allievi hanno solo la possibilità economica di pagare te, ma non di farsi uno stage con un altro maestro anche solo di 10 euro, cioè abbiamo parlato di nulla. Però questo viene fuori il discorso che ha fatto Moreno o ha fatto Giuseppe, lo scambio. Se lui non ha possibilità di pagare, ok, io trovo un maestro, io do il mio lavoro, lui viene dal suo lavoro, io al mio allievo non lo faccio pagare e in quel momento ha ricevuto una lezione da un'altra persona. Questo, cioè, è una bellissima idea, però è difficile in senso nel tradizionale fare questa cosa qua. Cioè io faccio Shaolin, cioè, va bene, io posso invitare Maestro Faranga a fare una stage, ma a livello di conoscenza, ma poi il stile di Maestro Faranga io lo porto avanti? No, e allora, cioè, qual è l'obiettivo di questo? Se invece viene fatto una, come abbiamo detto tempo fa, no? un raduno di tutti i maestri, mi porto i miei allievi provano un po' in generale, allora quello può essere un momento di prova. Però se io vado a invitare Moreno a fare sandà, io ho sandà se, allora Moreno diventa prezioso, perché finito il suo lavoro, io continuo. È come anche i raduni federali, no? Inutile che gli allievi vanno giù senza il maestro, senza il tecnico. L'allievo torna a casa, cosa fa dopo? Ma cosa certo, fa dopo? Quindi oh, ragazzi, scusate un attimo, mi ricollego. Ragazzi, scusate un attimo, poi salvo. No, su questa cosa che hai detto lui, perché è giustissima, perché noi stiamo parlando secondo me di aria fritta, perché i raduni, parlo di Fiucco sempre perché sono in Fiucco, ma lasciamo stare, facciamo finta che era aperto, ma i raduni della nazionale erano aperti a tutti i tecnici, non solo i tecnici che avevano atleti dentro, no? Faccio esempio quello di era. E lì abbiamo parlato, perché prima ho letto anche che anche i tecnici dovrebbero avere una base di regolamento, ma nei raduni della nazionale noi abbiamo parlato di regolamento, di come si forma una forma optional, parlo di moderno io, ok? Di quali sono le caratteristiche che l'atleta deve avere. Abbiamo parlato un po' di tutto, abbiamo fatto in due anni, abbiamo fatto di tutto. Ma quanti tecnici c'erano? Sia che avevano atleti nazionali che fuori dalla nazionale. Quattro. Forse siamo tutti qua presenti, basta. Tantissima gente ha mandato solo gli atleti che poi tornavano a casa ed erano confusi. Anzi, forse erano più confusi di prima, perché non sapevano di cosa stavamo parlando. Ma voi pensate che noi riusciamo a metterci insieme? No, perché poi lo stage lo fa Barbagallo, quindi non glielo mando. Finirà così. Ci stiamo parlando di aria fritta. Guardate che, allora, qua giustamente parli di aria fritta, ma non è tanto, cioè molto, la cosa può essere molto semplice, può essere su più livelli. La cosa è il desiderio di condividere la passione e trovarsi, punto. Non è che uno deve insegnare per forza o no, ma il fatto già di vedersi, trovarsi e condividere questa passione... Ma è di accettare, Francesco, è di accettare qualunque cosa ti viene... Cioè, se a me mi dicono, ed è capitato, che io in una certa tecnica la faccio male, io non so se si ricorda quando abbiamo fatto lo stage a Pordenone, e io mi sono avvicinato allo shinghi, non l'avevo mai fatto, ma Liu correggeva me sulla postura che dovevo avere nello shinghi, ma mica io gli dicevo a Liu vattene via chi ti conosce, e ancora non avevamo neanche questo grandissimo rapporto, ma mica gli dicevo, cioè, se io sono disposto ad apprendere, ad assimilare tutto, sì, ma se poi qualunque cosa ti viene detta tu dici no, quello è un cretino che te l'ha detta, allora dove vogliamo andare? Ed è questa la realtà in Italia, purtroppo è questa, finché non cambieremo non si può condividere. Cioè, mettetevelo in testa, questo è il problema.
Ma mi dispiace poi fare un po' quello che rompe le uova in paniera, ma è questo. Però secondo me la cosa più importante è per vedere cosa si porta avanti, no? Ogni maestro deve dire alla sua scuola, io la mia scuola cosa porto avanti? Io ho Sandà. Allora, come ho già detto, maestro Moreno o altri, Nico, tutti diventano preziosi, maestro Gro, tutti diventano preziosi. Se io non porto avanti lo stile di Shinji, io è inutile che vado chiedere a maestro Shinji venire a fare una stage da me, ma so già che dopo non lo porto avanti, faccio cioè, piuttosto di fare perdere tempo ai miei allievi, imparare Shinji di un giorno, gli faccio fare una lezione di Sandà o faccio fare una lezione di Taolu, cioè dove io sono propenso a portare avanti un progetto. Questo diciamo, quello discorso di scambio tra maestri, bisogna andare a coinvolgere la persona che secondo... Cioè, dopo si porta avanti, inutile portare avanti un progetto. Io, ad esempio, ho fatto venire dei maestri di Wudang perché questo mio amico voleva venire in Italia a fare un giro, l'ho portato, per 2 anni siamo andati anche giù a Wudang a fare questo. Poi alla fine ho deciso di non fare più Wudang perché io ho capito che Wudang non c'entra niente con quello che sto facendo nella mia scuola, ho chiuso. Io gli ho detto, guarda, amici, come prima, se vuoi venire in Italia ti ospito, io ti porto dappertutto dove vuoi, però non ti invito alla scuola mia a insegnare. Io ho continuato a portare avanti il discorso di Wing Chun, mi piaceva, è del stile del sud, ho aperto un corso di Wing Chun nella mia scuola. Allora vado avanti, ma se io non ho obiettivo di crescere un stile, ma perché devo andare a far perdere tempo ai miei allievi e poi magari si spende anche dei soldi invitare una... Perché, vabbè, è vero, scambio tutto quanto gratuito, però dovrei pagare il viaggio, gli dovrei offrire il pranzo, cioè qualcosa glielo devi dare, non è che puoi fargli mangiare il panino portato da casa un maestro che viene da te. Quindi è un segno di ospitalità, almeno in Cina è così, ma penso qua in Italia ma dappertutto. Quindi vale. Allora posso di fare questo. Se io invece vogliamo invitare un amico a casa a fare un giro a Pordenone o fare un giro a Venezia, lo inviti come amico, ma non gli fai fare una cosa, una strage. Fatto 3 ore, ok, dopo un anno, come ti telefono, come vai i tuoi allievi che hanno fatto lo stile di Tan Lan con me, no? Maestro Falanga? Io, nessuno si ricorda, che bella figura di... Cioè, capisci? Non è bello questa cosa qua. Ma quello che dici tu è giusto, Liu, cioè io invito un maestro che può insegnare qualcosa ai miei allievi, ma inerente alla mia strada, in modo che io possa far migliorare gli allievi, e basta, è quello. È inutile che faccio fare ai miei allievi Tai Chi, perché in questo momento io Tai Chi non lo voglio fare in palestra, perché non lo voglio sviluppare. Allora è inutile che inviti una perdita di Giuseppe nel tuo palestra. No, scusate un attimo, io vorrei fare un attimo a parlare, ma Stanislao Falanga, che su questo credo che abbia un'esperienza, credo, quarantennale, perché lui non fa solo uno stile, giusto? Perché in realtà credo che tu sei andato un po' alla ricerca di diversi, parliamo di tradizionali in questo momento qua, sei andato alla ricerca di più stili, no? Poi ti sei fermato a 4? Quello che posso dire è una cosa molto semplice. Il Wushu è tradizionale. Il Wushu parliamo del tradizionale. Poi quando parlate dello sport, a me onestamente è passato... già da parecchi anni, perché per me fare, ecco, il maestro diceva io c'ho il capannone e allora può fare il Wushu da competizione tranquillamente. I miei ragazzi degli anni 80, 90 e 2000 facevano il Wushu da competizione in uno slargo con l'asfalto a terra, quindi poi io ho detto no, basta, perché qui se no li rovino, anche perché io non sono uno preparato nella ginnastica artistica, per cui alla fine ho detto basta, fine, qui bisogna finirla, perché una sola volta che Daniele Chetta, qualcuno grosso che ricordava, Salvo ricordava Daniele Chetta, quando abbiamo cercato con tutta la propedeutica possibile e immaginabile di fare la mezza rondata con così alla fine si è rotto una caviglia, cioè ma io perché devo rovinare la gente, ma non esiste proprio. Ricordo che il Wushu in Cina lo fanno l'elite dei geni motori, non da competizione. Noi possiamo fare la 32, la 16, la 8, qualche cosa particolare se proprio arriva alla gara quel ragazzo molto portato. Ma poi, quindi
parlando per il tradizionale, io vi dico questo, parlando della cultura cinese, il Wushu è tutto uguale. È l'unica fonte, è un'unica fonte. Poi, dopo, chiaramente, la comprenzione personale, l'IGE, no? Come si dice, Liu, ha fatto sì che ci siano state tante trasformazioni. Questa cosa è soggettiva. A me piace quel tipo di movimento, a me piace lo Xingyi, a me piace lo Xingyi, a quell'altro, ah, ma qual è l'originale? L'originale, vatte alla pesca, insomma. Se arriviamo a Qi Ji Guan, forse qualcosa di originale troviamo. Va bene. Allora, il problema per me è stato sempre la ricerca di quello che era antecedente agli anni 70, quindi andare ancora prima del 1955, un po' più giù, dove alla fine non c'erano Taolu. Va bene. Quindi non è sicuramente facile cercare gli stili. Io pratico quattro stili e devo dire che alla fine, per la verità, ne pratico uno solo continuamente e gli altri li conosco, no? Sono andato alla ricerca anche di altri stili, perché nel 94, iniziando il Talang, poi lasciando, come dire, certe situazioni nel 2001, ho detto, vabbè, ma il Talang nasce da altri stili, fammi andare a vedere questi altri stili quali sono. Ah, il Tombei. Ah, il Tombei ha delle peculiarità maggiori del Talang perché ha queste caratteristiche così, così, così. E allora tu man mano ricerchi dove, ad esempio, gli stili che sono un po' più così di solamente, come dire, figurativi, no? Che servono fino a un certo punto, ma poi, ad esempio, per il combattimento alcuni stili non hanno proprio significato in Cina, lo si fa perché quello ha messo su una certa comprensione, è andato avanti, ha avuto successo e così via. Il Kung Fu è una cosa, il Wushu è veramente difficile, veramente comprendere un'arte che viene da 3.000 anni di storia minimo conosciuta, quantomeno, è veramente, veramente difficile. Però lo si può fare se si ha la volontà, se però chiaramente questa volontà non c'è, noi dobbiamo pensare che i maestri fino a comunque gli anni 20, gli anni 30, gli anni 40 andavano in giro, non è che loro conoscevano un solo stile, ma chi l'ha detta questa baggianata che i maestri conoscevano un solo stile? I maestri andavano in giro e sperimentavano con altri maestri le proprie tecniche e le imparavano ancora e quindi poi con la loro comprensione creavano un altro stile ancora. È questo che è venuto fuori man mano nel tempo, ma gli stili alla fine, quelli più conosciuti, sono nati dal 1860 in poi, no? È stato nel 1900 e qualcosa, 1930, 40, che sono esplosi perché è diventato commerciale, no? Il Wushu è diventato commerciale per il benessere, non si faceva più per l'autodifesa, cioè per difendersi e per cercare di difendere le proprie cose o le cose degli altri, perché è arrivata la pistola, il fucile e così via. E queste cose, no? Oggi noi le subiamo, questo è il problema, subiamo le cose false, e io nell'intervista che abbiamo fatto l'ho detto, credo che insomma il 90% del Wushu è falso, questo è il grosso del problema, è falso perché la gente ci ha ricamato sopra la danza, ci ha ricamato sopra il benessere solamente, ci ha ricamato tante cose. Però noi dobbiamo fare una scelta, quindi fare una scelta e andare da io voglio studiare, quindi vado da Fabio Smolari e mi studio il Daoin perché io credo che senza un qualcosa di una ricerca interiore alla fine quello che io farò di esteriore non servirà un tubo quando sarò vecchio, sarò un pugile suonato e basta, ok? Questo è il problema. Il problema è grosso, non è piccolo. Uno vuole studiare, devo chiamare il maestro. No, devo andare io dal maestro, voglio capire qualche cosa. Allora ci vado, d'accordo? Vado lì e spendo dei soldi, perché anche quest'altra cosa è molto falsa, no?
ah, il maestro vero non viene, non si fa pagare. Ma chi l'ha detto? In Cina ci volevano i soldi per studiare Wushu. Ci volevano i soldi. Quando compri il riso, ti chiedono i soldi. Quindi il maestro deve avere i soldi per andare a comprare il riso. Ma maestro, ma a parte, io girando e essendo affamato di Wushu, io lo sono sempre stato, e di storie, di storielle, anche di fiabe, no? Basta che me le raccontavano. E io so di maestri di maestri che, essendo vecchi, andavano presso la palestra del proprio allievo e incominciavano a fare: tuo allievo fa schifo. Allora quello gli prendeva i soldi, diceva: maestro, tieni, tranquillo. Vedi? Allora quello incominciava dopo a dire che i maestri, che gli allievi erano bravi, perché naturalmente la prima cosa da fare è di criticare, per fare in modo che se tu dici: ah, sono bravi, allora grazie a me sono bravi, grazie, arrivederci, e tanti saluti. Invece quello diceva: ah, guarda che i tuoi allievi non fanno come dovrebbero fare, ehi, tu stai sbagliando. Allora il suo 2D prendeva i soldi e dava i soldi al maestro, perché mica c'era la pensione. Allora, raga, quelli qualcosa dovevano campare. Il maestro del maestro campava con il proprio 2D. Qui, stai facendo qualche richiesta velata? Sì, Giuseppe lo sa bene. Sono l'unico a dire. La canzone viene a me, questa canzone. Ho capito. Rivediamo. Diciamo che per fortuna alla fine quello. Chiedo scusa. Alla fine di questo Wushu, dopo 40 anni, oh no Fabio, sappiamo ancora poco. È vero o no? Ma infatti, maestro, cioè, secondo me quello che diceva lì è vero, il Wushu è unico, perché la parola Wushu, arte marziale, è unica, quello è vero. Quello che intendeva secondo me Liu, che è giusto, io condivido, cioè se io ho una strada, cioè sto facendo Shaolin o altri due stili diversi, è inutile che chiamo un maestro di un terzo stile che porto solo confusione a un mio allievo, già è difficile studiare due stili, vengono tre... due volte a settimana, cioè, perfezionarle, cioè il problema è dobbiamo dividere da: voglio studiare una cosa bene e la faccio bene, o voglio fare un gran risotto e dico che so tutto. Allora questa è la grande differenza, cioè voglio studiare due stili, tre stili, ce lo posso fare due tre stili, ma 100 stili diversi non riuscirò mai a perfezionarli. Posso vedere, come dite voi, una forma, conoscere una forma, ma non perfezionerò mai quello stile. Però ci sono i maestri dei 100 stili in Italia. Scusate, posso, Francesco? Certo. Allora, io intanto, il maestro Falanga ha detto delle cose interessanti, soprattutto ho apprezzato la sua affermazione, il Wushu è uno. È uno solo. Quindi questa cosa però mi fa pensare che allora ci potrebbe essere la possibilità di fare delle collaborazioni per condividere quelli che possono essere, come dire, gli insegnamenti trasversali, come si chiamano anche in ambito accademico, no? È vero che ci sono differenze stilistiche, però è anche vero che si possono condividere tutta una serie di insegnamenti che possono andare bene per ognuno, che so, dalla preparazione atletica a un certo tipo di dinamica di movimento, no? Per esempio, prendiamo, il mio campo è il Tai Chi Chuan, quindi prendiamo per esempio gli stili interni, le dinamiche di movimento sono bene o male quelle, condivise, no? Scambiare informazioni rispetto a questo potrebbe essere interessante, senza uscire fuori strada e fare confusione, come diceva il maestro Alfinito. Questa è una cosa. Poi un'altra cosa che vorrei dire è che il tradizionale non è da relegarsi esclusivamente al Taolu, perché appunto intanto il tradizionale può essere studiato, come dicevo poc'anzi, anche al di là del discorso del Taolu, cioè studiare fondamentali, studiare dinamiche di movimento. Ripeto, nel mio caso, che so, io per esempio mi piacerebbe fare uno scambio per approfondire la dinamica del movimento a spirale o la dinamica del fagin, che sono presenti anche in altri stili, no? E lo farei anche con insegnanti di stesso stile. Per esempio, a me piacerebbe invitare, che so, la maestra Carmela Filosa e fare un approfondimento di questo tipo, anche se la maestra Carmela fa Shao Jia, io faccio
lo stile, insomma, faccio Xinjia e Lao Jia. Per me, insomma, la strada si può trovare. È chiaro che se noi vogliamo partire fin da subito con una struttura, con un'organizzazione, allora la cosa diventa difficile. E poi l'ultima cosa, sempre nell'ambito del Tai Chi Chuan, proprio per dire che non è solo Taolu e non è neanche ginnastica morbida, c'è un argomento molto importante, che è quello del Tui Show. Adesso il Tui Show entra anche a livello agonistico, anzi lo è già entrato, in Italia ancora non ci siamo riusciti, ma è in IVF, il Tui Show, si fanno le gare, no? E quindi anche lì, quello sarebbe anche un bell'ambiente per fare approfondimenti, scambi. Anche in Italia l'abbiamo fatto, anche in Italia. Ci sono le gare. Sì, sì, l'hanno fatto a livello sperimentale, sì, in Italia, sì, lo abbiamo fatto anche in FIVUC, ok, però ancora non siamo a livello, no? Credo che su questo possiamo essere d'accordo. Non siamo a livello forse perché ognuno rimane a casa sua e fa le cose nel proprio contesto. Se ci fosse uno scambio anche da questo punto di vista, allora si crescerebbe. Ecco, questa è un po' la mia visione, magari un po' utopistica, ma neanche tanto, perché se si parte dal semplice, secondo me la cosa si può fare. Stasera ho sentito qualcuno dei maestri interessato, e magari anche partendo da un piccolo nucleo di insegnanti interessati, ecco che magari può nascere qualcosa che poi si può espandere. Io sicuramente colgo l'occasione per invitare te, Giuseppe, che dobbiamo fare quel famoso stage, esatto, di Piccio da me, Moreno, esatto, e il maestro Falanga. Sicuramente lo voglio da me un giorno, magari quando ci riapriamo e facciamo un mega stage. 2022 riapriamo. Sì. Come Alessandro? Dicevo che ormai l'abbiamo invitato tutti, l'agenda troppo piena. L'agenda troppo piena. Ma magari andiamo tutti in un posto comune, più vicino. Per sul mare, magari. Bene, ragazzi, io non lo so, siamo alle 11, mezzanotte meno un quarto, quindi alcuni maestri sono andati a dormire, credo che... A me, io continuerei 4-5 ore. Scusate se sparivo ogni tanto, ma ho due cani che stavano facendo lotta, mi stavano distruggendo casa, quindi un attimino sistemarli. Oggi sono scatenati. Quindi direi ci chiudiamo la diretta, poi ci finiamo con gli saluti finali. Intanto facciamo gli auguri a tutti. Se volete, facciamo un auguro. Francesco, buon Natale a tutti. Buon Natale, ragazzi. Buon Natale. Buon Natale a tutti. Buon Natale a tutti. Ciao Antonio. Ciao Francesco, vuole parlare Fabio. Ciao Angioletto, ciao Nico. Ciao Nico. Ciao Antonio, ciao Angioletto.